Va bene, intanto salutiamo, diamo il benvenuto a tutti i ragazzi che sono appena arrivati. Nei Mi prossimi minuti. ruba la birra. Oh, guarda, Aspetta che switcho, va, che non mi ci viene piace questa schiato. schermo. Tipo Losco, nei prossimi giorni darò una notizia bomba, pure tu in qualche team, clan. State zitti, Ma Dio. ultimamente le notizie bombe sono solo quelle, ragazzi. Maledetti. Grazie. Vai, vai, tipo Losco. Ma stasera sono curioso questa ultima partita. Vediamo, vediamo. Tanto quanto imposta. Chiuse, c'era uno youtuber, c'era uno youtuber che faceva Eurotruck, detto fra noi puntini puntini, e vabbè, sai quanti ce n'è, c'è quel tale Ale che porta Eurotruck. Ho capito che... Vabbè, comunque è un gioco del 2016, va. Cioè, amica nostra, non l'hanno portato. No, lo Però, fanno ogni se anno, Apple esce. lo faremo ritornare alla gloria. Abbiamo già in mente una cosa. Con Eurotruck. Minchia, una multistreaming in Eurotruck. Magari ci becchiamo sulla. Se ci fosse l'online, io venivo. Andavo a cercare Cristian col mio camion e mi ci schiantavo sopra, cazzo. Per forza, per forza. Perché avete. Ah, vero, avete fatto la cosa dell'account, va bene. Sì. Ormai siamo in famiglia. Ma. Ciao, Tommy. Esatto. Bella Dove c'è, Tommy. cazzo, può dire? Stavo dicendo. Stavo facendo un Quindi, riferimento. Cristian, ti posso tranquillamente chiamare Veronica. No, Giusto? è sul mio account, non è su quello di mia sorella. Stavo cercando di capire che cazzo non capivo. Volevi? No, però me l'ha fatta la proposta, ho detto no, no, non è No, no, giusto. è una cosa di Catania, non posso dirti di più perché ancora non è sicura, una cosa Sì, ma non di puoi venire qui, Angelo, sparare queste bombe e poi fare finta di niente. Catania. Anche perché le live delle Nations sono finite, questa è Tra l'ultima l'altro, c'ho stasera. una ciglia. Esatto, quindi approfittane, sparala, sparala. C'ho una ciglia che si è conficcata dentro. Dici, stai zitto che non ci interessano le tue Sì, ciglie ma che è si infilano. importante, c'ho tipo una Ma ti micro. rimanessi ciecato! Ma scusatemi. Angelo, ascolta, ascolta. Detto tra noi. Dici cosa bolle in pentola. Tipo Un Losco, che stavo assaggino, una mettendo cosa. a Caprix. Non Etnapolis. Se ho capito. riguarda quel. Oddio, tornei teoricamente non ce n'erano lì. Cioè, c'era quella specie di cosa, evento che mi aveva fatto vedere a Etnapolis. Yes, Gaia Caprix, però quello si sapeva. Ma riescono ad organizzare lì un torneo? C'è? Se c'è io vengo, raga. In tutti i sensi. Calcola che io sono a 5 km, Oh! quindi ridete anche a piedi. Questa è l'ultima della Nation, quindi possiamo dire tutto quello che vogliamo. Datemi tutte le notizie, dai. Anche Minuto per minuto. perché quando era quell'evento? Che data era? Ma come mi ricordo più. Mi sembra che era a fine luglio del 29-28, quindi sto mese, va bene. Interessante, interessante. Dai, Angelo, dai. Oh, non ti fare pregare. Non essere timido. Non ti intimidire. Non ti intimidare. Oh, una cosa. Avviso subito. Quindi a me personalmente. Ok, ma riguardo quell'evento sappiamo cose. Ci sarà Vediamo qualche gente. torneo? Io porto bottiglie e ammazzo famiglia. No? Ah, boh, io c'ho nell'occhio. Ah, Non quello posso riesco a farlo dirtelo. pure io, guarda. Bella Perché siamo in live, perché se no te lo ragazzi, direi. grandi. Io comunque userò le vostre live per sponsorizzarmi in qualche sport. Ma guardate questi, ma io non ho capito, ma boh, ci dobbiamo far pagare. Cioè, veramente, deve finire questa storia. Dobbiamo pagare noi allora. Quello mi Non dice, ah, boh, cerca su My Club che ti spacco. Cosa? ho capito. Non l'ho capito manco io, è la scritta Significa cerca nella. su My Club, Mauro. Poi c'ho la PlayStation spenta, quindi. Cervello, c'è spacco. Ah, quello sento. Ci si vede Non sarei all'Etnapolis. qui se fossi acceso, no, nel senso. Ok, due ufficiali ce l'abbiamo. Abbiamo Angelo e Gabriele all'Etnapolis. Con me siamo in tre. Cristian. Quattro. Beh, che fai, mi chiedi? Abbo. 4 km da casa mia, voglio dire, Cioè, devo prendere un aereo e non so quanti mezzi. No. che vai dritto a San Pietroburgo. Se c'è qualcuno in chat che mi paga il viaggio, io vengo tranquillo. Che problema? Torno subito.
Facciamo una raccolta fondi? Vai. Potete donare al seguente link in descrizione. Fai vedere la mano. Fai vedere la mano. Ho visto una mano smaltata, ho visto. Guarda che lo tocca pure. Tipo, ciccio. No, perché vuol sapere cosa stai dicendo, capito? Io? Sì. Grazie. Alla fine ne ho bevuta metà praticamente. Bene. Non la butti mai una a me, non ho capito. C'è un'altra in frigo. Mi vuoi far ubriacare, vuoi approfittarti di me. Non c'è bisogno. Non c'è bisogno. Pensi solo per te. Io penso pensi solo, solo per me. Ma potrebbe affacciarsi, salutarci. No. No. Non ci sono le mie fans, quindi non vengo. Capito? Ah, per nulla. Aspetta. Ok. Perfetto. Allora, Vince, che non so perché non abbia risposto in chat, ma evidentemente ci sta seguendo in live, mi ha appena detto penultima partita. Ah, come cazzo ci siamo fatti i conti allora? Scusami. Chi è quel? Henry, buonasera raga, bella. Che si dice? No. Veramente? Cosa? Te lo tolgo così non lo vedi più. No. A bomba. Maledetto Finocchio. È una bomba. È una bomba. E certo che lo voglio. Mi rubi la birra, non ti rubo biscotti. No. Cioè poi che cos'è? Cioè il cioccolato dopo No, Angela, tranquillo. Manco Abu riesce a vederlo, quindi. Appena arriva un messaggio con il tipo pop-up lo leggo. Non l'ho vista, no. Cosa? Che c'è? Dimmi che si vede in guarda, guarda, si vede anche il programmino. Cosa? Che devo leggere? La notifica. Cosa che devo leggere? Ciao Gianfranco, Cuoricino mio. Così, ma tutti si chiedono perché arriva la notifica con ciao Gianfranco. Cristian, sono in live. Sei mutato, smutati se devi dire qualcosa. No, non ci credo. Angelo si vede con Lisan, non ci credo. Cosa? Con Lisan no. Eccolo, vamos. Bella per Vincent che arriva alla penultima live. Grazie per seguirci sui nostri canali social. Esatto. Mannaggia. Comunque, buonasera a tutti, ragazzi. Buonasera. C'ho una cosa nell'occhio. Oggi c'ho il ginocchio. Ciao Ale. È andato pure alle dita, benissimo. Vincent, potrai iniziare a scrivere tra qualche minuto. Quindi esatto. Prima di iniziare la partita ci arrivi tranquillamente. Così impari a venire all'ultima live. La penultima, vabbè. Ma scusa, com'è la penultima? Quando giochiamo la prossima con l'Italia? Tu che te ne vai, scusami. Tu che no, te ne vai e ti perdi le notizie importanti. Ho sentito tutto. E cosa hai sentito? Cosa hai sentito? Ho sentito che... questa non è la penultima, hai detto come cazzo ce li facciamo i conti? Questa non è la penultima, ma che cazzo stai dicendo? Giuse! Ma mi scusi. Era arrivato pure R82, raga, ma veramente ci stiamo perdendo la persona. Non è vero, sono una brutta persona, c'è pure Diego. Sì, ciao Diego. Adesso sì, adesso no. L'ho fatto tutto da solo. Quindi li sanno. Basta con queste stronzate che poi diventa una tamarrata. È vero, bellissima. C'è qualcuno che ha scritto che volevi farlo ubriacare per strofinarti con lei, io lo so. Sì Marco? Sì. No. Devi aspettare 10 minuti. Anch'io. No, era Vince. Ogri, a posto? Era Vince che mi... Sì. Grande. Aspetta che mi squilla l'altro. Vi scoppiasse il pad in faccia. Pronto. Quello è più probabile che parta. Guarda il joystick, guarda, fuori di giocare a PES. Guarda l'analogico. Hai visto il mio nuovo Alexa?
Guarda l'analogico, Dio sei altro. Fai gli skill su PES, mannaggia la puttana. Ma mi fate parlare, porca puttana. No. Era Vince che si è scaricato Twitch apposta per seguire la live e deve pure aspettare 10 minuti per iscrivere. Per scrivere. Bella per Vince. Guarda. Guarda Angelo, se è tutto confermato... ci esce un video su YouTube. Ti dico solo questo. Sì, ma non lo fa apposta. No, altro, porto pure porto tutto, mi compro, guarda, vado lì, mi compro una reflex e registro con quella. Niente di meno. Sì, 1500 euro manca ammazzato. Vabbè, per uno che non fa, cosa sono? No, per esempio... Fino per tutti, bravo. Guarda, me c'è scritto. Bella per Vince. Ciao Dex, benvenuto. Partono le donazioni quelle ignoranti, ma che cazzo. Abbiamo le malattie, raga, abbiamo le malattie un po'. Sarà contento tua sorella che ha speso 18.000 euro per quel controller, Rabbo. Sì, ma non hai visto va là. Che ieri ne hanno preso no. Vince, ti dico questo, ieri ne hanno preso 9 con lui capitano. Basta, t'ho detto tutto. Pronto, giocavo io. E giocava Christian come terzino. Ma di cosa stiamo parliamo? Zitto. Ho capito. Vabbè. Cazzo guardo. Il minimo devi fare la... Sì, no, qualche live la farò sicuramente. Io ho un power bank da 3000 mAh, me lo porto dietro, ci faccio tutta la giornata tranquillamente. Ma dove, Marco? Etnapolis. Ah. Allora, sì, Cristian, no, io... Tu ci vieni in ogni caso, questo l'ho capito, ma quando arriverà là, ci sarà una bella sorpresa. C'è Lisan, ho capito. Va bene. Il fratello. Allora porti i palloncini. Ah, cosa? Porto i palloncini. No, io ti posso mandare questo, in mare grigio. C'è Tommy che dice, sarà contento tua sorella che ha speso 18.000 euro per quel controller, Rabbo. Ma il bello di questo coso, Tommy, è che, guarda, se io faccio così... Si rompe. Anche. Cioè, già giocare senza... Allora, se vedete, avete visto con quanta violenza l'ha staccato, eccetera, i primi giorni... Era così, raga. Giocava così. Lo tenevo con quattro dita e giocava. Poi è caduto, l'ho smontato, si è rotto, l'ho aggiustato, l'ho risaldato. Adesso è... Guarda. Abbo sembrava come quello là che fa i video con i guanti in SMR. Devo andare a aprire i cosi. Che ne pensate del buyer partner di PES 2020? Una squadra in meno da pacciare. Esatto. Bello per PES Team. No, a sto punto sarebbe bello da parte di Konami inserire direttamente la Bundesliga. E che la cosa che mi è sembrata strana, perché quando hanno presentato, diciamo, il fatto che la demo sarebbe uscita il giorno 30, avevano praticamente oscurato, diciamo, da questo punto di vista, tre squadre che poi sarebbero state incluse all'interno della demo. Una è stata il primo annuncio è stato quello del Manchester United, bell'annuncio. La seconda squadra l'abbiamo visto praticamente oggi, se non mi sbaglio, quella del Bayern Monaco. Manca la terza. La terza, praticamente c'è una Juventus data 1-10. Perché non c'è ma non c'è nessuna squadra al momento inclusa nella demo, nonostante ci sia la partnership, credo, biennale con l'Inter e triennale con il Milan, ma ancora nemmeno queste sono state incluse all'interno della demo. Però tutti puntano alla Juventus. Sì, ma la Juventus, da quello che sapevo io, aveva un triennale con EA che finiva l'anno prossimo. La speranza è l'ultima a morire, Abbo, che vuoi che ti dico? Io per me ero tra l'Inter e Milan. Però e chi ti dice se... che non sia no, il discorso è questo, il discorso è che effettivamente sono state annunciate all'interno della demo due squadre che non erano su PES da anni. Eh beh, capito? E questo è un po' quello che lascia intendere la questione Juventus. Però non lo so, raga.
Non so che pensare, possiamo stare qua a parlarne tutta la serata, però effettivamente non è questo il caso, perché sono le 20:16, quindi iniziamo a dare le informazioni, le forme. Non è uscito da te, ma era da me, mi è apparso un pop-up, pensavo fosse da te, invece era da me. Giuse Toma che dice, col codice in campo di Square avete 5% di sconto. va bene, andiamo a vederci la prima formazione, cioè io la vedo, voi no. La prima formazione che vedo in campo, abbiamo come terzino sinistro Carlitos, poi abbiamo Tex e Ken come difensori centrali, Nicoligno come terzino destro, Gargi Lupin come mediano, Brian Plank come centrocampista centrale, il regista come trequartista, abbiamo Vamos Vincent come ESA o seconda punta sulla sinistra, Maurito prima punta e Agabrix come seconda punta sulla destra o EDA. Questo vuol dire che ci potremmo aspettare un altro gol al volo in manuale. Formazione insolita, comunque, vorrei dire, perché solitamente Vince, se non mi sbaglio, l'abbiamo vista a destra, mentre Gabriel l'abbiamo vista a sinistra. Si scambiano i ragazzi. Va bene, curioso di vedere come giocheranno. Poi la seconda, invece, abbiamo sempre Carlitos terzino sinistro, Raiz e Ken come difensori centrali, il nostro Tutankhamon come terzino destro / difensore centrale sulla destra, sperando che questa volta non dico niente, Gargi Lupin come mediano, Potrick che dovrebbe essere, non mi ricordo mai il nome, CC, Brian Plank come trequartista, e il trio d'attacco cambia solo parzialmente perché abbiamo Vincent sulla sinistra come seconda punta, Gabrix sempre sulla destra come seconda punta e Deep come prima punta. Torna Vincent Deep. È un po' che non lo vedevamo in nazionale, ci fa piacere rivederlo. Sì, tra l'altro, ovviamente, se non mi sbaglio, quella posizione inusuale per lui, non mi pare che giocasse come attaccante. Se non mi ricordo male, adesso non vorrei dire una cagata in live, ma Vincent Fascia magari mi correggerà. No, giocava con i Dragons, Vincent Deep, un po' di tempo fa, ed era prima punta, ha giocato qualche... Sì, io me lo ricordo, prima punta. Poi c'è stato Toretto, prima punta, ma me lo ricordo che qualche partita la prima punta l'aveva fatta. Va bene, passiamo alle cose serie. Christian, raccontaci una storia. No, io veramente, visto che ci sono ancora 10 minuti, vorrei chiedere una cosa alla chat. Guarda quello. Cristian, tanto non c'è niente, sta dormendo, ma lascialo dormire. Ma vediamo se ci racconta qualcosa. Vai. Raccontaci qualcosa. Bene, basta così, andiamo avanti. Esatto. Ho visto oggi che hanno ufficializzato Griezmann al Barcellona. Mi sembra una cosa abbastanza... cioè, come se si sapeva tipo da mesi questa cosa. Perché? Perché ti ricordi quella famosa immagine, Marco, che abbiamo visto dell'11 contro 11 quando abbiamo fatto quella famosa live su YouTube dove quel ragazzo venne e ci disse guardate che l'11 contro 11 potrebbe essere un team di reali giocatori che poi potrà giocare anche a PES. Allora, io però voglio fare una precisazione. Ora non so di chi sta seguendo la live, ora ha seguito anche quella live. Io comunque sia, tutte le cose che sono state dette in quella live, finale live più che altro, che trovate su YouTube, io le ho sempre prese come rumor. In ogni caso, si parlava della nuova modalità Match Day, ti ricordi? Che molto probabilmente sarà affiancata, cioè inizierà online e avrà poi delle finali offline, quindi in live, e da lì viene incluso il progetto, famoso progetto di cui ancora non si è parlato ufficialmente, del 11 Project, quindi progetto 11. Questo progetto 11, a detta di sto ragazzo, come rumor, ci aveva detto semplicemente che gli 11 sarebbero stati dei giocatori di calcio reale che giocavano a PES, quindi un clan vero e proprio composto da giocatori di calcio reale, che potrebbe essere, ad esempio, come tutti sappiamo, Griezmann gioca a PES. Esatto, è proprio questo che volevo dire. È quello che stavi, esatto. Abbiamo visto Griezmann giocare anche partite con Ettore, hanno fatto gli screen sia sui profili di Griezmann sia sui profili di Ettore, esatto. E adesso va al Barcellona, che è partner ufficiale, prima partner di Pro Evolution Soccer, quindi questa cosa sembra che tutti i tasselli stiano tornando al posto giusto. A me, se è concesso che sia così, Esatto, si vociferava che comunque c'era Pogba tra quelle immagini luminose che abbiamo visto, e il Manchester United è diventato partner,
anche se a detta dei telegiornali sportivi Pogba sta cercando di cambiare squadra, quindi questa cosa ancora non lo so, la prenderei un Beh, po' con siamo le ancora pinze, in pieno però. Calcio mercato comunque. Sì. Giuse, ma terzino destro non gioca Cristian stasera? No, guarda, ha fatto schifo, quindi non è stato convocato. Vince di Pex PES Dragon, ora sta con i PES Love. Sì, l'ha detto. Vero, giocava nei PES Dragons, ha detto. Mi ricordavo. Esatto. Eccolo qua, Vincent. Non si specifica se si riferiva al 10 contro 10, nel senso che non è trapelata nessuna notizia da parte di Konami. Speriamo si muova qualcosa. Se veramente fosse, per come ci ha detto sto ragazzo qua, sarebbe davvero tanta roba, perché andremmo ad accumulare tre progetti in uno, sostanzialmente, perché ci sarebbe il match day, che altro non è una sorta di battle royale a squadre, perché tu devi decidere una fazione in cui giocare. Ci sarà il ranking, quel ranking ti potrà portare a giocare a delle finali che poi verranno in live, quindi da giocare sostanzialmente offline in loco, e contro magari questa ipotetica squadra di 11 giocatori reali con un monte premi comunque sia. Ma oppure te, affiancato magari sarebbe da... Secondo te, col progetti, con le cose, con le streaming, con i ragazzi che abbiamo visto, secondo te la squadra che si potrebbe qualificare o i giocatori che potrebbero arrivare non sarà formata tutta o quasi praticamente tutta da giocatori che militano in squadre di clan come quelli che stiamo castando? E io lo so che saranno dei fanboy di merda, si faranno le foto con Griezmann, con Pogba, con cose... Ricordateci quando siete lì, ve lo dico oggi, ricordateci quando sarete lì con questi grandi campioni. Così. Se Pogba e Lukaku se ne vanno dallo United, la parte con lo United diventa abbastanza inutile. Ma Lukaku, io secondo me il 90% va all'Inter, per come la vedo io. Pogba vuole andare via dallo United da 2 anni a sta parte. Sì, hanno avuto divergenze, hanno ricucito, poi hanno cambiato allenatore, c'è altre divergenze, l'avevano fatto anche capitano, credo, ma è una roba abbastanza complessa. So che c'è anche la Juve in corsa per cercare di riportarselo, esatto, a Torino, esatto. E sarebbe tanta roba se fosse l'ultima squadra, se fosse la Juve l'ultima squadra partner di PES e Pogba tornasse alla Juve, non perderemo niente. Esatto. In Manchester è una società con un merchandising assurdo, però come parte ne fa una grandissima differenza. Ma sono anni che speravamo di rivedere ufficialmente Manchester United, comunque sia sul PES. Guarda quello. Vogliamo le escort in hotel. E su questo gliela appoggio perché ha ragione. Cioè. Io stasera escort. Guarda quello. Intanto ha appena ricevuto l'invito al party di Gianluca, quindi Ken dei PES New Year, che stasera ci farà lo streaming, anzi ci farà lo share per entrambe le partite. Ovviamente Abbo, che facciamo noi? Lo linciamo, esatto. No, aspetta, stavo ancora facendo ragionamenti. Lo ringraziamo, dentro, vero Cristian, pure tu? Siccome ne faccio... bella per Gianluca. Vabbè, dai, facciamo una donazione anche a noi di Gianluca, così, giusto per ricordarci. Inutile, nel senso che per i club non ci saranno più giocatori appetibili da prendere. Perché abbiamo visto che quest'anno c'è la questione del club selection, più volte abbiamo avuto modo di vedere giocatori, tra virgolette, quindi livellati a merda, su My Club, quindi vedere un Pogba livellato o insomma. Tra l'altro ce l'ha. Aspetta che sono su My Club. Right. Grazie per lo streaming, Cam. Ok. Vino per tutti. Mi piace fare queste puttane. Cosa? Queste scortate. Detto ciò, voglio il video del best goal di settimana scorsa. Mica che cazzo di gol hai fatto, bastardo. Ve lo ricordate, raga? Sì. Che era in mezzo, 2-3, sei girato. Girato e poi l'ha messa. Bello. Top, bravissimo. Ma ci vediamo il replay in questa partita. Dai. Ho salvato un gol fatto ieri in manuale con Lautaro Martinez. Che te lo dico, potrebbe fare concorrenza il gol in manuale di Agabrix.
Io te lo dico, e la butto lì, la butto lì. Ma non l'hai fatto apposta. Minchia, non l'ho fatto apposta. Vedevi quello che era in parte con me che si è mutato per 5 minuti e tu sai chi è. Zitto, zitto, quello. Io penso, poi quello si becca sempre le cose peggiori, perché una volta ho giocato contro di lui quest'anno, ti ricordi, con le squadre di merda, e si è beccato un call in manuale da 50 metri. No, per fortuna eravamo in coop, però non se lo aspettava, perché mi ha detto, guarda, mi sono su, sto arrivando. È stato partire questo tiro allucinante, è stato bellissimo. Lucio, c'è Lucio, intanto che è arrivato, saluto, che Lucio porge una domanda molto interessante, di cui ho visto già qualcosa di questo, oggi su Twitter, che dice, cosa ne pensate della Serie A eSport Super 2020? Molto interessante, la questione che ancora non si è capito se è su FIFA, su PES o su entrambi. Da vedere se vengono, se verranno coinvolte entrambi i brand o soltanto uno. Dall'immagine, Marco, sembrerebbe entrambi. È generico, c'è soltanto il pad disegnato. Ma pensa anche che cioè, probabilmente non vogliono scegliere quando possono avere tutte e due e ingrandirsi. Perché se vai a scegliere tra FIFA e PES, stai comunque escludendo. Io penso, io fossi a posto comunque sia, credo che sia la FIGC che si occupa di queste cose. Io farei la proposta ad entrambi i brand. Potevano essere il brand a decidere se collaborare o no. Vedi. E Lucio dice, sarà su entrambi, però non si sa bene tutto. Ma Konami, cioè, quando succedono queste cose, no? Tutti i fattori relativi, che sia Konami, che sia... lasciano delle piccole bricioline, capito? Dove la gente come noi si fa film che non esistono, e poi magari ti bruciano tutto perché tu pensavi già in grande, pensavi una cosa bellissima, e poi non è mai così nella vita. Però no, noi sogniamo, ecco. Vince dice una magia degna di Harry Potter. Ma lo sta ancora pensando anche alla tal è bello, cazzo. Cioè. Ma ti dico, siamo stati che non è il classico gol che hai visto quest'anno. Hanno fatto siamo tutto... stati zitti. E tipo, ma dove è passato con la palla? Poi, ma non esisteva. Si sono rivisti pure i replay di avversari, perché insomma, tanta roba. Sarà su entrambi, però non si sa bene tutto. Quindi lui ha già la certezza che sarà su entrambi i capitoli. Sia FIFA, ma per forza. No, tanta roba, io già stavo seguendo un po' la questione da tempo, perché era stata spoilerata su Twitter parzialmente l'immagine del logo di Serie A riguardo gli eSport. Non c'era ancora il pad che si vedeva soltanto in parte la lettera A, quindi la cosa mi ha incuriosito, e oggi ho visto il logo definitivo, però... avevo letto anche il post, il tweet, anzi non il post che si è su Twitter, del giornalista che ha scritto il riguardo, e lui personalmente non sapeva se riguardava PES e FIFA. Ho detto, mi sta dando sta certezza qua, quindi va bene, ottimo. Quindi dice, saranno pubblicate news a giorni sui canali di Pedrini e Inza, colui che ha trovato l'accordo per la Serie A. Ok, io su Pedrini ho letto sta cosa. Omar Pedrini che dovrebbe essere, giusto? Mentre invece Ale è del mio stesso parere. Esattamente, continuiamo a sognare finché non c'è nulla di ufficiale. Noi quello facciamo. Io lo dico sempre, io le rumor le sento, però i rumor li sento, però fin quando non c'è qualcosa di ufficiale da parte di Konami, giusto per fare un esempio, io non credo. Io sono come San Tommaso. Noi vendiamo sogni, non solide realtà, come dice quello. Ti butto fuori perché mi servi. Lo so. Vedo. Dice, oggi sono carico come. Vedo pure Chris è molto carico stasera. Chris si è alzato alle 5, alle 4. Ce l'ho tranquillo oggi. Bella me, Alfi. Ciao, Alfonso. Ancora lavoro? Deduco di no, però. Magari è rientrato adesso stanco morto, poverino. Che fai? Non te la guardi la live di Beyond Gamer e delle Crisab? Per forza. Guarda che il computer si sta per riavviare. Bella. Abbiamo perso l'hub. Quasi. Mannaggia. Ha un tempismo bruttissimo sto PC. Quello mi ha mandato immagini, cose. C'ho una curiosità di andarle a vedere. Dai, non posso. No, non posso. Vedere. Non posso perché ci siete voi. E voglio che sia una sorpresa per Christian. Sì, Zabo, parola sì, di sì. Roberto Carlino. Esatto. È una botta proprio. Cioè, di quello che mi ho scritto prima è una botta. Addirittura sì. perché mi incuriosisce così, scusi. Seguo sempre i ragazzi, dice Alfi, come uno stalker, aggiungo.
Abbiamo le malattie. Meno male che che è detto da uno che nel nome c'è 112. Adesso sentivano i lampeggianti. Sentivano i lampeggianti, io ve lo dico. Mannaggia, mannaggia. Abbiamo le malattie, raga. Abbiamo le malattie, ma quelle brutte anche. No, poi fa sempre comodo avere un carabiniere nel clan, no? Ah, pensavo, sarebbe sempre comodo avere le malattie. No, quello è a parte. Hai visto oggi tipo nel clan, Abbo? Sì, ha seguito la vicenda. Ci sono furgoni targati ISIS, raga. Cioè, ma puoi veramente fare una cosa così? Che poi cos'era? Non lo so, impianti siciliani. Ma che cazzo ne so, praticamente uno dei miei ragazzi oggi stava in una, cos'era, un rifornimento, un supermercato. Supermercato! E fuori c'era parcheggiato un furgone tutto nero con una scritta ISIS così praticamente sul fianco del furgone. Con un logo con delle spade messe verso giù così. Esatto. Cioè, ma io me ne sarei andato al volo da quel supermercato. E uno dei miei ragazzi che ho carabinieri ha detto chiama i colleghi che di sicuro non ti prenderò per il culo e vorranno sapere dove sei e dove è parcheggiato il furgone. Stai scherzando? No, sono cose che non si possono fare perché comunque sia... ricalca paro paro quello che è l'ISIS, insomma, allora, quello. Allora. Tu Marco ti devi dissociare per forza perché il canale è tuo, ma apprezzo il black humor di questa cosa perché mi ha fatto molto, cioè stavo ridendo a lacrime come un coglione, apprezzo il ma non puoi nella vita reale mettere una cosa del genere, non puoi però mi ha fatto ridere un botto. No, installazione, no, impianti siciliani, cose, ho detto. Cazzo, e usciva la scritta ISIS. Cioè, poteva benissimo mettere la scritta ISS, e invece ha scritto ISIS, e tu la leggevi, ed era... Cioè, non... E quello è ISIS, cioè, c'è poco da fare. Banneranno anche questo canale dopo averlo detto 300.000 volte, sappiamo. Esatto. No? Noi ci dissociamo. Ci è piaciuta ma ci dissociamo. Ma l'abbiamo detto contro chi giochiamo stasera? Ma che cazzo contro il cielo e piani. Contro esatto. Una palla giallo-blu con le stelline bianche. Cioè, ma ti dirò che tra tutti i loghi brutti, stavo usando una parola, tra tutti i loghi brutti che abbiamo visto, questo almeno si capisce di che squadra è. Ecco. Ed è là? La Bosnia. No, Erzegovina. Bravo. Cosa? Vedi Cristo. Vabbè, cioè, siamo in due, una cosa capra, di cui una capra, cosa. Capra. No, lascialo che ci serve. È un po' Ebede stasera, però c'ho il dito più veloce del West. Si è spento. Allora, prima partita giochiamo in casa. È rimasto. Bene. Anche Marco azzecca sempre le squadre. Non l'ho capito però. Ma qui io. In che senso, Alfonso? Allora, chi ha mangiato troppo, chi ha bevuto troppo, chi si sta addormentando, che... oggi, esatto, oggi uscirà una di quelle live. Che poi allora io vedo in chat Angelo, io mi ci gioco, no? Che tu... Ah, dice, quando gli mando le grafiche. Ah, sì, perché ogni volta gli chiedo, ma è sta nazione? No. ero fortissimo in geografia, cazzo. Io so che Angelo sta scrivendo dal cellulare, perché noi in chat vediamo... non possiamo leggere quei quadratini. Chiocciolina in dal tube, quadratino. Sì, non c'è l'emoticon, Marco, mamma che fastidio, fate due emoticon. Io infatti mi sono avvicinato nel mio... Mi scusi, ma questi cosa sono? Non c'entra, quelle sono le cose della chat, l'emoticon è la tastiera emoticon, capito? Deve non sapevo neanche che si potesse fare questa cosa. Deve fare l'espansione. Che cazzo di problemi avete, raga? È un'espansione di Chrome o di Mozilla o di Internet Explorer. No, forse non ce l'ho. Stasera disattivo l'HDR. Forse era meglio con l'HDR, aggiungerei. Guarda come si vede che ci fa streaming Ken, quello che aveva tutto il gameplay. Sì. Vedi che ci sono le faccine qua.
E tu come fai a vederle, mi scusi? Perché io ho l'espansione. L'espansione del Broswer. Ma dove abitate, scusate? L'espansione del Broswer come si chiama? Che poi è l'estensione. Infatti io non riuscivo a capire questa. Se non utilizzi la terminologia giusta, una persona come cazzo fai? Cioè, passami il coltello nel frattempo e la forchetta. Come faccio a tagliare col coltello e la forchetta? L'ho fatto, ma non l'ho fatto apposta, va bene? Devi andare su Google Chrome dove c'è estensioni e dirmi il nome dell'estensione. Come si fa? Google Chrome. Raga, io ve lo faccio. Poi vedere. Sopra i tre puntini schiacci e c'è altri strumenti e estensioni. Guardate altri qua. Strumenti, estensioni. Grazie per il tutorial. Allora, si chiama... Questa è la Bosnia Erzegovina. Mi ricordo, cioè non lo so. Chi è il bosnico prima punta, raga? Perché qua sono tutti fake. Dovrebbe essere Geco. Esatto. Sì, già mi giaggia. Scusi, ma non ho capito. Vedi, questo è un'estensione, ma... No, guarda, non c'è. Guarda. Chromebook, sono per Windows. Non so, cercare io. Ma non so, forse me l'ha esportato direttamente. Aggiungi estensione. Guarda come si fa, mannaggia. Quella è, non lo so. Comunque devi mettere un'estensione. A me me la dai in automatico perché l'ho fatta nel. Ma poi nel tuo computer ci dovrebbe essere, fra. Ma se quello ha formattato tutto. Non ha formattato. Ma ho disinstallato tutto. Perché sei stronzo. No, perché c'era una marea di puttanate. Per te, per me no, mi offendo. Va bene, adesso l'ho messa. Potete mandare cagate in chat, grazie. Faccio subito. Angelo, fammi un occhiolino, una cosa. Voglio vedere se le vedo, cazzo. Devono essere emoticon. Esatto, emoticon. Ragazzi, questa sera l'ultima live per la nazionale. Ma oh, mettetevi d'accordo. Cioè, anche Mauro però ci ha detto che era l'ultima. Vincent ci ha detto che è la penultima. Quindi i conti ce li siamo fatti bene. I torni non contano. I corni non tornano. I conti non tornano. No. Minchia, come li ho fatti diventare delle brutte persone. I corni non torni. Tornano non conti. I torni. Quelli... Fatica. Perché contro la Grecia la vinciamo a tavolino. E io la live la faccio uguale. Esatto. Noi ci presentiamo, se loro non si presentano. Ora di spondabbo? A me no. No. Signori, che qualcuno mi Oh, lasciamo perdere le emoti, quello che abbiamo iniziato. Ci siamo pronti, siamo calmi. Mamma mia, che... Un po' di luminosità in più potevamo metterla. Attenzione, l'Italia subito! Perde palle, infatti. E vediamo la Bosnia, che adesso l'amministra lì sulla fascia dove c'è Ken, però. Attento! La butta fuori per non farsi sorprendere in contropiede dalla squadra avversaria. Pausa. Spot per noi. Vai, Cristian, fai lo spot. Per un corpo sempre caldo, strofinatevi. È la pubblicità più brutta che io abbia mai sentito. E ne ho viste di pubblicità, ma di quelle brutte, cazzo. Ma la tua, Dio santo. C'è un nick troppo bello, ragazzi. C'è coso. Guarda, Gabrix, attenzione, la palla in avanti per Maurito. Maurito, sulla destra, attenzione, viene Grkra a marcarlo. Chi? Grkra si chiama quello. Ok. C'è Vincent sulla sinistra che va un po' in pressing. C'è Brian Plank a centrocampo, recupera la posizione. Perché adesso la Bosnia si faceva cattiva in avanti, stoppata subito però dall'Italia. Poi l'avamo Vincent sulla sinistra, in percussione per il regista per Maurito, la larga adesso per Brian Plank, tutta davanti per il regista, non ci arriva però, peccato, non ci arriva. Vediamo se riescono a riprendere la palla i nostri giocatori. C'è la Vincent fuori dall'area del rigore. C'è la regista adesso. La palla però arriva in avanti. Non ho capito che cazzo di corridoio ha preso quella palla. E la Bosnia cerca di farsi cattiva lì davanti. C'è Ken impaurito, la spedisce dove può, ovvero in fallo laterale. Ma quindi quello con la fascia da capitano dovrebbe essere Dzeko. Quello non è mai Dzeko, raga. Non ne ho idea. È fake. Magari le statistiche sono quelle. Ma nel gioco non è fake. Sì, ma nella nazionale sì. Esatto.
come è capitato bello, in... Brian, Brian. Bravo Brian. Brian, bravo. Bravo Brian. Bravo Brian. Fuori gioco per noi dell'Italia. Concentriamoci sulla parta. Sarebbe la partita dalle mie parti. Felice, perché contro la Grecia la vinciamo a tavolino? Perché? Perché, perché non la vogliono giocare probabilmente. Hanno dato forfait? Sì, esatto. Hanno dato forchetti, hanno dato, sì. Hanno dato forte? Butta il coltello. Guarda la Bosnia lì davanti, attenzione! Nel dubbio! Intanto. Sì. Butta fuori, calcio d'angolo per la Bosnia. Si sono ritirati, bene. La palla arriva a Tex che la mette fuori di testa. Dez Carlito, sai, sulla ministra per il regista. Ancora per Gargi Lupen. Vede sulla fascia destra Gabrix che era partito. C'è il movimento di Maurito. Lì davanti invece c'è Vincent che cerca di tenersi libero aspettando la palla, ma viene fatto fallo su Maurito. Però recupera la palla per non perdere tempo. C'è Gargi Lupen adesso fuori dall'area di rigore. Palla in avanti. Fuori gioco. Ma io sono sicuro che il passaggio era per quell'altro. Però... Sì. Vabbè, ma è sempre così. PES. Vabbè, intanto il portiere della Bosnia la butta in avanti. Grazie Marco, mettimelo davanti questo, mettimelo davanti. Non ho capito. meglio. Nicolino è stato recuperato la palla, c'è il regista adesso a centrocampo. Ma te la togli questa. I ragazzi poi non lo sanno che tu c'hai le malattie e mi metti cose davanti, non vedo la partita, non posso commentarla. Dai! C'è Boixo. Ciao Boixo. Ma cosa fanno cose? Ho bucacciatolo a questo. Se la ride, non bella, ho capito. Eh sì, perché così loro diventano quinti, capito? ci sta. Vediamo se riusciamo a tenere la palla bassa. Ho visto una tirata di lag, ma credo sia Skype. Palla comunque da Gabrix qua sulla destra. C'è il regista che fa il movimento. La palla arriva a Maurito. Maurito potrebbe passare, lo fa adesso. Il regista si coordina il tiro. Forse è fuori gioco. Peccato. E comunque, caro Boixos, no vamos Bosnia, vamos Vincent. Esatto, e io butterei fuori a Marco, ma non puoi, non posso perché ci serve. Io faccio una foto adesso e la pubblico su Twitter. E tu fai, devi dire quello la passa a quello, nel frattempo tiene la palla a quello. Guarda, mi metto vabbè, ma c'è coso in campo, raga. C'è coso in campo, cosa vuol dire coso? C'è uno con, forse non avete capito, c'è uno col nick coso. Dio santo, ma vedi. No, posso, c'è pure Misirlo, bellissimo. No, Misirlo no. Intanto palla in avanti, Maurito, vediamo se riesce a staccare di testa. No, non ce la fa. C'è Gargi Lupen però, che è pronto a riprendere la palla. Vamos Vincent si appoggia dietro su Dez Carlitos. Ancora per Vamos Vincent, palla sul corridoio di sinistra. Vediamo se la mette in mezzo, lo fa un po' bassa però. E Brian Plank non ci arriva, in percussione. Ancora Vincent su quella fascia. Vediamo se lascia partire il cross. Lo fa per Agabrix. Riesce a staccare di testa? No, il difensore lo anticipa. La palla arriva comunque a Nicoligno che è pronto fuori dall'area di rigore. Bella l'apertura per Gargi Lupen. Ha visto l'inserimento, buttato a terra malissimo. Ma l'arbitro lascia continuare. La palla esce fuori, sarà fallo laterale per l'Italia. Che batte adesso, subito, veloce. Nicoligno sbagliando però, perché la Bosnia era posizionata bene. E qui si va anche in fuorigioco, credo. O fallo. Fallo. L'ha fatto. Vediamo come si organizza la Bosnia adesso per cercare di rendersi... Oddio. Lo sapevo che finiva fuori, l'ho visto che era girato malissimo, Intanto c'è Grka. Vedi, cioè che... come devo chiamarli io questi? Non lo so. Cioè, ma dove addirittura ha messo anche la targa della macchina. Eccolo qua, guarda. Guarda Vincent, la mette in mezzo, di testa! No, Paolo! Si salva qua la Bosnia! Si salva qua la Bosnia! Coso. Si chiama Coso? Coso? Coso, come si chiama Coso? Coso. Carlo Coso. Coso. Intanto è pronta, arrivate nella Bosnia, guarda, la butta in avanti. Vediamo se Nicolino riesce a staccare di testa. No, viene anticipato, c'è Raul il numero 7. Che riesce a controllare la palla ancora la Bosnia, però Gargi Lupen ha capito tutto, rimane fermo, riesce a strappare un pallone, vede il corridoio sulla destra, vera Gabrix in percussione, intanto sia Maurito che il regista, si scambiano la palla i due, almeno ci provano, la palla ritorna indietro a Brian Plank, l'apertura per Gargi Lupen, ancora in avanti, alta a cercare Maurito, non ci arriva, la palla ritorna tra i piedi dei giocatori bosniaci che adesso cercano di amministrare la manovra, però c'è Tex che ha capito tutto e va ad appoggiarsi sul portiere, guidato per questa prima partita da Vamos Vincent, che manda la palla in avanti adesso, c'è Maurito che l'appoggia, non ci arriva nessuno, la Bosnia la recupera, la butta in avanti a occhi chiusi e noi la riprendiamo easy,
Easy boy. Guarda Gabrix, attenzione al movimento, l'apertura per Gargilupen, vediamo se riesce a metterla in mezzo, se arriva il difensore della Bosnia, riesce a prenderla, la mantiene, mi sposto, mi aiuto. E la fa, Gabriello. Sì, ma l'arbitro dice di no. Non lo so, mi puzza questa partita, raga. L'ha tenuta in campo Nicolinho, bella per Nicolinho questa. Intanto la Bosnia, a furia di colpi di testa, riesce a mandare la palla fuori dall'area di rigore, però noi ci ritorniamo, siamo sempre lì, in agguato, fuori dall'area per riprendere i palloni e sarà ancora rimessa laterale con la palla uscita in favore dell'Italia. Vediamo come se la gestiscono i ragazzi, forse cercano qualcosa di un po' più elaborato, un po' più normale, c'è a Gabri che riesce a stoppare il pallone. Oh, però Coso gli prende la palla. Coso 93. No, Coso no. Attenzione, intanto eravamo entrati in area di rigore ma non siamo riusciti a controllarla. Intanto qua subiamo fallo su Jorginho e sarà una buona posizione per Vincent. Se la può tentare Vincent, o se la fa tirare a qualcun altro. Segna da lista quella live, ragazzi. Ah, no, la mette in mezzo qui. Attenzione Vincent, parte il tiro. Bello. In mezzo, colpo di testa. Italia è ci mancava solo il gol, ragazzi. Ci mancava solo il gol. Segnato Belotti, che dovrebbe essere Maurito, credo. Credo di sì. Guarda, segno, guarda, ti dedico il gol, faccio il galletto, bella per Mauro. Che schifo, che schifo. va bene, guarda. Era un diciamo un cross filtrante in manuale, basso. Sì. Non male, però, non male. Beh, messa bene la punizione. Mancava solo il gol, perché ho visto prima le statistiche, stavamo a 67 di possesso palla. Piano piano arriva, la Bosnia non riesce a gestirla tantissimo. Adesso farà gol per smentirmi, come capita in ogni fottuta live, Però, vedi, si appoggia molto dietro la Bosnia. Noi cerchiamo di andare in pressing, la recupera il regista, palla in avanti per Maurito. Potrebbe aprire a sinistra, forse aspetta un po' sulla destra di Agabrix. Il difensore va in scivolata, anticipando tutti, ma siamo riusciti a recuperarla. Solo per un attimo, pensa Agabrix, cerca di uscire con la palla, non ce la fa, in mezzo a tre. Però c'è il regista che la recupera, c'è Maurito, vediamo se riesce a metterla in mezzo. Prova una finta, presa di nuovo la palla grazie a Coso che riesce a prendere la palla. Tra l'altro era in fuorigioco, no? Bosnia, la regola del fuorigioco non è ancora arrivata, dice Diego, bella per Diego. E lui di queste cose un po' se ne intende, insomma. Che una pippa. È una pippa, una pippa, vedi, c'è stato Diego. Gioco ancora con il libero dietro, strategia, i cambi del mister, cose. Attenzione intanto, Misirio, Rey Misirio, me lo ricordo quando faceva il wrestler, però va bene. C'è il regista lì davanti, sulla destra, vediamo il movimento di Maurito e Vincent, stanno dentro l'area, Vincent si allarga un pochettino, Maurito, bella. Vediamo se è in testa, Vincent, no. Il palo ancora, però. Troppo alto. Ho detto che è un po' strana sta partita. Che schifo, questo era gol al 100%. Maggio. Però siamo al 40° minuto, le squadre sono sul risultato di 1-0 per l'Italia, potevamo essere benissimo 3-4-0, ma i pali ci negano la gioia. E adesso vediamo la Bosnia che cerca di ripartire con Misirio, famosissimo wrestler. Attenzione Raul, ancora lui con la palla, però i nostri capiscono tutto e Gargilupen riesce a tenerla al piede e a smistarla lì sulla sinistra per Famos Vincent, che sbaglia l'appoggio, però solo per un attimo, recuperata la palla dall'Italia, con Famos Vincent, ancora sulla sinistra. Vediamo se riesce a metterla in mezzo, la allunga un botto, la palla fuori. Strano però. Cioè, è uscito male sto cross. Sì, sì, ma non dipende da noi, cioè non sembrava manco un cross, quello è un filtrante alto. Sì, ma è partito in quel modo. Dalla traiettoria della potenza sembrava in manuale, però secondo me è stato proprio... Non lo so, ma intanto c'è l'arbitro che dice che mancano 2 minuti alla fine del primo tempo regolamentare. Siamo in vantaggio di 1-0, manca solo un minuto. La Bosnia, te l'ha detto il gioco. Stai zitto, che poi si intrippa la lingua. Se non sai come si porta la palla fuori. Va bene, così si gioca. Esatto. Vediamo Vincent, l'arbitro dovrebbe fischiare adesso su questo rilancio, almeno poco più dopo. Gabrix stava facendo una cosa che si... Vududato. Cavolo. Era in porta da solo se riusciva a superare quello. Intanto vedo l'Italia, 3 tiri, 1 in porta, 1 gol.
Bosnia 0-0 in porta. Però e noi abbiamo preso due fottuti pali. Esatto, quindi gli altri erano i due pali comunque. Uno a destra e uno a sinistra. Non ci manca solo la traversa. Vabbè, io l'ho detto. Adesso detto, lo sai che se la traversa la prende Vincent facendo delle magie o a Gabrix in manuale al volo e prendono la traversa, vengono qua, ti insultano e hanno ragione. Lo so. Decisamente. Però scusa, prendi il palo destro, prendi quello sinistro, la traversa devi prendere, dai. Scusa, non ci facciamo mancare niente, no? Io intanto ho la mia nuova acqua frizzante. Vuoi sapere come si chiama la mia nuova acqua frizzante, Marco? No. Si chiama... Te lo dico lo stesso, si chiama Monte Grosso. E non è la marca, cioè è proprio il nome che danno alla bottiglia. Cioè, dalla sorgente. Non esiste in Sardegna Monte Grosso, io te lo dico. Che ne sai tu? Cerca Monte Grosso. La marca è un'altra. Veramente, cioè, in Sardegna non esiste manco il nome del tuo paese. Minchia, veramente. Siamo un paese che non esiste, ma che ne sai? Lo cazzo sei? Salentino. Salentino. Poco più giù. A San Gavin sto. Vedi. Siamo lì, cazzo. Carino. Salutiamo tutti gli abitanti di San Gavin. San Gavin. E tutto il caldo delle... Ma bastardi, no, del vicinato che comunque ci... non c'è. Meno male, ringrazia Dio che non siamo andati in live ieri. Perché se sapevi il casino che c'era qui ieri o oggi pomeriggio anche. Esatto, cioè ieri da me, questo pomeriggio, Marco, come sei andato via tu? Ma perché ogni volta succede sempre qualcosa quando vado via io? Non ho capito. La gente di fronte a casa di Cristian si menava. Ma signore, donne che si picchiano. Esatto. E l'ho detto, riprendile col cellulare che ci tiriamo su due soldi, cazzo. Abbo li sentivo, io ho aperto la finestra, senti, mi ha... Se la chiudo tutto l'ora, ce la vedo! Aspetta, no, forse non posso dirla. Ho imparato delle nuove cose. Vai. Figli sbiru. No, non è... Con Nutto e Sbiru. Esatto. Le robe che... io ridevo. Il Cristian, che hai sentito? È stato bellissimo. Intanto, signori, abbiamo ripreso dopo questi consigli per gli acquisti, ovviamente. Che gli acquisti di botte. Vabbè, con questi consigli per acquistare mazze, poi acquistare coltelli, cioè, no? Esatto, armi bianche di ogni genere. Esatto. Vediamo il rilancio, intanto c'è Maurito che prova a staccare di testa, non ce la fa, anticipato dal difensore. Brian Plank apre tutto sulla destra dove c'è Gabrix. Il passaggio per Mauro, vediamo se la fa passare al regista. Lo fa, ancora per Vincent, bello, prova il tiro, no, non fa. L'abbiamo fatta girare questa palla. Dalla fascia a destra siamo arrivati a tutta la fascia a sinistra e non è entrata lo stesso. Io volevo la traversa. È zitto, Vincent la mette in mezzo. Colpo di testa di Maurito, anticipato dal difensore. C'è Gabrix fuori aria, non riesce a... costruire niente, infatti la Bosnia riesce a prendere la palla, a mandarla di nuovo in avanti, però in modo scomposto. C'è Coso che la recupera, attenzione Coso, potrebbe, è l'unico che brilla nella sua squadra, nonostante sia qualcosa di indefinito, perché Coso, insomma. C'è Brian Plank, comunque capisce tutto, recupera la palla, il passaggio però non va a buon fine, il regista recupera la palla, ma poi viene fermato in scivolata dal compagno di squadra, Brian Plank, perché se non si riescono gli avversari, noi siamo corretti, diamogli una mano, facciamoci le scivolate. Non so se ve ne siete accorti, ma Chiesa ha fatto un ottimo intervento. Due ne ha fatti di fila. Tu guarda queste cose che io devo commentare, sono tutto sconcentrato. Cosa? Esatto. Guarda che è scappato quello che non so come si chiama. Attenzione, tiro! Vincent nega la gioia del gol. Ancora provare un colpo di testa, ma l'Italia capisce tutto. La difesa schierata benissimo. Non ci fanno paura questi. Intanto c'è Ken, che tocca solo per un attimo il pallone, però la palla è recuperata da Gargi Dupin, che adesso per vie centrali cerca di aprire tutto a sinistra per Vincent. Non ce la fa. C'è ancora Brian Plank in percussione. Cercare di... Regista affondato malissimo. Cartellino giallo. Easy cartellino giallo, vero PES? PES? No. PES? No. PES? PES? Lo dà, no? Glielo dà. Ha preso da dietro e non gli dà il giallo, ma stai scherzando. Gioco di merda.
cosa? E sai quanti vengono presi da dietro? Attenzione Vincent, prova a staccare di testa, ma con insegna abbastanza difficile. C'è Dez Carlitos comunque in aiuto per recuperare sto pallone. Vincent adesso sulla faccia sinistra, una giravolta, un'altra volta. Grica però è posizionato, non sa neanche lui come, riesce a toccare la palla e va in fallo laterale per l'Italia, dove c'è Dez Carlitos pronto alla battuta. Vediamo chi andrà a scegliere. Sceglie Maurito che la passa in appoggio e Brian Plank la mette in mezzo. Non ci arriva il nostro attacco, supportato comunque dal trequartista, il regista. E la Bosnia riesce a recuperare la palla e buttarsi in avanti, cercando di andare in contropiede, perché credo sia l'unico modo per sorprendere i giocatori dell'Italia adesso. Questa palla arriva al limite dell'area, Vincent però muove bene il portiere, lo posiziona in modo che riesca a prendere e arrivare su questo tiro a giro che poteva diventare veramente insidioso. E con Gigi Buffon la rilancia in avanti, dove c'è Maurito che cerca di staccare di testa. La palla però ritorna verso la nostra difesa, amministrata bene. Adesso l'apertura sulla sinistra per Dez Carlitos. C'è Vamos Vincent per Maurito. Retropassaggio, il regista, la lunga per Agabrix. Bello tiro, la parata del portiere. Belle azioni magistrali, tutto fatto benissimo. Ogni volta manca sempre solo il gol. Quando le facciamo con le altre squadre, in altre partite che abbiamo fatto azioni così, abbiamo fatto 6-7 gol in quelle partite. Qua invece sembra che non entra la palla. Sì, no, è una partita un po' strana. Si fatica a segnare sostanzialmente. Gli avversari non riescono a fare niente, però si fatica a segnare. Intanto vediamo delle modifiche alla formation. Vediamo che potrebbe essere uno dei cambi, come Candreva, Zaza, anche se Zaza ha la freccia giù, però adesso che non ci sono più le lettere, secondo me le frecce non influiscono più tantissimo come prima, eh. Certo, ti può capitare che il giocatore sia stronzo, ma d'altronde se capita con Zaza lo sai che è un... Sì, abbiamo comunque nella Bosnia, non credo che abbiano lettere in questo momento, anche se eravamo... Non credo che la Bosnia le abbia mai avute le lettere. A parte Gevo. Sì, è Pjanić forse, basta. Che si chiamano Pagigia e non so come, l'altro. Vobo, Cristian, nuovo spot per noi, vai. Nuovo spot. Non lo so... Se volete sentire bene, usate i cotton fioc mezzi usati. Ci stava benissimo. Ciao, Gre. E a cagare, vai. Tu e i cotton fioc mezzi usati. Adesso ritorna e Marco deve sistemare tutto di nuovo. Ma arriva un messaggio del tipo, sto andando a letto, bella. Ci stavo pensando, sai. E ti lascio piccolissimo, ti lascio. Allora, ragazzi, se voi lo sentite, ma probabilmente non avete capito dove cazzo è. Ecco, indicalo. No. Cristian è... Quello è Cristian. Vabbè, lo sistemiamo, dai. Spettatore. Guarda che si sistema da solo. No, ma lo so. Attenzione, il calcio d'angolo per l'Italia. Gol. Proviamo a staccare di testa e arriva il secondo gol. No. Finalmente. Ed è di nuovo lui, Maurito, col gallo Belotti. Il gallo Maurito. Col galletto Maurito. Il gallo Maurito non si può sentire. Che schifo, cara. La Bosnia adesso vediamo cosa cerca di fare in questa partita. È autogol. Sì, a sto punto gli conviene, perché qua se vanno avanti così. Guarda quello che gli passa la palla, ma veramente. Bello questo passaggio, ma te lo insegno. Guarda, al volo, Emanuele, Mauro. Mauro, fai schifo, cazzo. Al volo, Emanuele, ma buttala da lì. Ma che ti... Se c'era Gabrix era gol questo. Sì. Era gol, cazzo. Emanuele, minchia, veramente. Non ce l'ha il manuale, non... buttagliela ogni tanto. La persona starà dicendo, minchia, se ce l'avevo io quella palla, va. Secondo me qualcosa gliel'avrà detto Gabri, figuro. Guarda qui a Gabri, attenzione, fermato in scivolata, e Riquelme 10 riesce a recuperare la palla per la Bosnia, mandarla in avanti, dove però fallo laterale per l'Italia, palla troppo. Ma Riquelme, che fine ha fatto? Sta giocando, lo vedi, dai. Non ho capito. Leggenda, ci sta Brian Plank. Adesso il centrocampo dell'Italia gestisce la palla, regista, due finte per lui, si gira ancora molto bene cercando Ken, che però non riesce ad arrivare subito sulla palla, ma la recupera molto bene, palla ancora in avanti dove c'è Maurito, cerca l'apertura sulla destra dove erano in due, il difensore però riesce a deviarla e la palla ritorna
potenzialmente insidiosa dalle parti della difesa dell'Italia, che comunque la gestisce bene. Vincent la butta sulla faccia sinistra, ancora Vincent per il suo secondo uomo, il palla per il regista, vediamo se riesce a tenere la passa a Maurito. Maurito in avanti per Gabrix, non riesce a staccare di testa, credo comunque abbiano commesso fallo su Gabrix e questa è un'altra punizione e vogliamo un altro di gol. Un minuto da sovere il family friendly, o un gol o una traversa, fate un po'. Parte il cross, colpo di testa, Maurito questa volta la mette fuori, fuori gioco. Fuori gioco. Non voglio vedere una traversa, ormai è l'unica cosa che conta è quella. Ragazzi, ma gliela dite qualcosa voi a Cristian, scusate. Perché mi lasciate solo questo personaggio? Io la voglio vedere, dopo un palo destro e un palo sinistro. A me sarebbe piaciuto vedere sinceramente un cazzo di tiro in manuale. La cosa che non capisco, Marco, hai visto le formazioni? Uh-huh. I mediani avevano tutte e due 76, cioè non è Pjanic quello. Uh-huh. Infatti... in panchina non c'era nessun mediano che aveva più di 80 o... Pjanic non è stato convocato. Quello che sto pensando. Molto bene, Cicci. È Cicci Pjanic? Mi sa di no. Sì. No, me lo ricordo comunque, appena ho preso l'ho svincolato, quindi vedo un po'. Ma anche io, sono anche io. Non me lo ricordo. Vabbè, centrocampista, non ci ricordiamo effettivamente se la mediana c'è, perché c'è un dubbio mediano. Pure io. Vediamo, pallanera 86, dice PES DB. Quest'anno sì, l'anno scorso forse era CC. E come l'anno scorso, stesso discorso per Amsic, che era trequartista, quest'anno l'hanno fatto centrocampista centrale. Vabbè, ma comunque giocava sempre centrocampista, che era trequartista. È come l'anno scorso a Mario Bambino. È come l'anno scorso. Vai. 70° minuto. Non è vero. È vero. Perché ti porti avanti? Non ho capito. Sei bugiato. Perché nel mentre che lo dico siamo già arrivati, l'hai visto? Cioè, no, 70° minuto. Vedi, non c'è arrivato ancora 70°. No, non è 70°. Mi lasci finire la frase, arrivavo 70°. Ora è 70°. Vabbè, allora 75° minuto. Esatto, siamo... risultato. Ma non posso dire i numeri che voglio, non ho capito. Ho giocato tre numeri all'otto. 25, 60 e 38. Ma vai a cagare. Intanto siamo al 71° e 35 secondi. Esatto. Così va bene. Andiamo la palla, siamo in 4 in avanti. L'apertura per Ramos Vincent. Vediamo se arriviamo prima. Sì, vado dritto. Fra, la metto in mezzo. Fra, esatto. Il tiro del regista. No, la traversa. Non ci avevo sperato. Cos'è una crossbar challenge? Non ho capito. Sì, lo stavo facendo per me. Lo faccio per voi. Come si chiama quello? Ciccio Gale, sì. No, di Guerrero, non lo dico. Come mi scusi, non ho capito. Guarda Coutinho, Coutinho. Di davanti. È Coutinho quello, io l'ho visto. Prova a metterla in mezzo, però Nicolinho, bella. La sua seconda partita, Nicolinho, giusto? Sì. Cioè, la sua seconda... Era sradicata. Sì. La sua seconda giornata in nazionale, diciamo così. Apparizione come la Madonna. Esatto. Tanto c'è Gabrix che la smista bene per Gargi Rupel, vediamo se riusciamo a metterla in mezzo, parte traversone, c'è Gabrix dall'altra parte, non ci arriva, c'è Vincent, vai Vincent, deliziaci. Attenzione, il regista è passato, il tiro è turistico. E comunque ti ha contattato perché ti ha deliziato con un passaggino bello pulito. Esatto. Là, perfetto. Ma sai, ho visto, vedi, sulla prima pensavo... Il regista poteva allungarla, ma forse ha fatto bene per giocare con la ribattuta del portiere, perché probabilmente se la metteva dritta col passaggio quella palla veniva intercettata o andava storta. Io lo dico invece... sempre, tira che facciamo sponda. Sì, invece di carambola giochiamo, ha fatto bene, bella l'azione, bravo regista. E adesso va in percussione a cercare di prendere la palla a Coso, però Coso è di un altro livello, Coso, uno che si chiama... Attenzione! Uno che si chiama Coso. Intanto Vincent è in sicurezza con Gigi Buffon, traiettoria basta, fra. Esatto. Non ce l'ha manco Gigi Buffon, che schifo. Nel frattempo comunque il giocatore della Bosnia è entrato dentro la rete e è diventato tritato, io te lo dico. L'hai visto? Ecco. Sì. Mi lagga, fra, che devi fare? Per forza. Attenzione intanto. Orunaminho, 1 2 3 4. Nome del Dio, cioè io vi voglio bene tutti, però cioè, mettete nomi con cui possiamo anche commentarvi, anche perché
No, anche perché se guardo i nomi, cioè Isakovic, ma chi è Isakovic? Guarda qua, cosa? Coso, fuori, prova la botta! Padre, si chiama Abramovic. È lo zio Ibrahimovic, ho capito, ho capito. Se non sai le cose, sale. Esatto. Attenzione, tanto, vediamo ancora la palla. Guarda la palla in testa come i delfini, prima con un giocatore, poi con un altro. Ma che cos'è questo schifo? Non supereranno mai quello che ho visto io. Vai, Nicoligno, stendilo malissimo, Nico, stendilo malissimo. Guarda che riesci a farlo. Ammazzalo. Colpo di testa, non ci arriva, coso. Così, poi. Guarda coso che l'ha smista. Attenzione, la palla potrebbe ritornare a coso. No, perché Nicoligno intercetta bene. Io la campo coso, io ve lo dico. Che un botto. Il nick della serata è coso. Attenzione, intanto la Bosnia si rifà vedere lì davanti delle parti della nostra difesa, la difesa italiana. Adesso cerca. Questi comunque c'è una mezza Spagna, c'hanno Riquelme, c'hanno Raul. Ci sta, però ha capito tutto. Guarda, lo regista. Apre adesso per Gabrix. Vogliamo il tiro in manuale, fra? No, invece la mette in mezzo. E tiro di Maurito, esatto. Easy. Molto altruista. Io avrei tirato in porta. Da Ma secondo me ora inizieremo a vedere qualche tiro in manuale. Vediamo se mi sbaglio. Che ormai il risultato è quello che è, insomma. Allora, il terzo gol chi l'ha fatto, ragazzi? Allora, se qualcuno è su Discord, ragazzi, ditelo. Vogliamo vedere qualche tiro in manuale. Sul 4-0 ci sta, siamo quasi al 90esimo. Ormai è l'89esimo. Siamo all'89esimo quasi minuto, perché sennò mi rompono il chiaro. E c'è, vamos Vincent in possesso di palla. Vediamo Vincent adesso se riesce a creare qualcosa dai suoi piedini magici. Lo fa, passando con Insigne. Attenzione, lo fa ancora, se ne porta a spasso due. Riquelme però capisce tutto, ma non troppo, perché Vincent riesce a recuperargli la palla. E c'è ancora Vincent, prova a smarcarla per Brian Plank. Il passaggio non passa. C'è Dez Carritos che si trova a recuperare adesso sul CBR qualcosa. C'è Raul adesso in possesso di palla per la Bosnia. Per la Bosnia, ancora Riquelme che la smista per coso. Attenzione, coso, nome, paura e fantasia. Casa. Nome, paura e fantasia. Dai, tiro manuale, voglio tiro manuale. Vai a Gabrix, cambia tutto per vamos Vincent. Non poteva tirare qua in manuale, il difensore lo sovrasta in centimetri, quindi... Finish! E la prima finisce qua con tripletta del nostro Maurito. Non è possibile che ha segnato Gagliardini, io mi dissocio veramente. Gagliardini, ma i ragazzi... ho piacere che ha segnato il player che lo... Che basta lo che gliene dai uno ai nostri ragazzi, te la mettono dentro con chiunque, te la mettono dentro. Cosa? Che è detta così. Non ho capito. Basta, ho fatto lo sguardo strano, Cristian. Ai nostri ragazzi e te la mettono dentro con chiunque. Adesso l'hai capito? Non ho capito. Ti faccio un disegnino? Sì. Bravo, vogliamo il disegnino ora. No, della mano, che poi non so. Ma nella mano ci sei. Non posso far vedere queste cose. Non posso in teoria far vedere queste cose, no? Ha fatto pisellino. Ma come sei. Se la mettono dentro con chiunque. Esatto. Ma quello è un cannone. Ma quello è un congelato. È la vera interpretazione. Non posso fargli le cose, no? Che poi si nota. E poi perché mi sono pasticciato la mano? Infatti. Per colpa di... Salvi, sei un grafico di merda. Io non l'avevo capito. Cosa? Sei un grafico di merda. Non l'avevo capito. Io L'ha capito pure Mauro, ultimamente, guarda. È due giorni che sto su Photoshop. Zitto. Dovete rompere il cazzo. Zitto. Voi mi fate dire Maurito, cosa c'è scritto nella maglietta? Cosa c'è scritto? Cosa c'è scritto nella maglietta? Fatti i cazzi tuoi. No, ma ho capito, ma Mauro ha messo il disegnino delle scarpe con i tacchi. No aspetta, una banana veramente. Ma tu ce l'hai bianco e nero, che tristezza. Poveri bosniaci, che squadraccia che hanno, grande vittoria. Vabbè, era easy stasera. Ancora ci abbiamo la seconda comunque, non vorrei dire. Ah, migliore in campo? Mauro, se senti i ragazzi, digli che se vanno in vantaggio sul 3-0, di farci divertire con qualche gol in manuale. Esatto. Come per esempio potevi fare tu e non hai fatto. Vedi quella palla, l'hai voluta stoppare, se l'hai allungato un botto. Caricalo manuale ogni tanto. Sì,
Ringraziamo il signore che in questo momento ci sta facendo lo share, anzi veramente è staccato lo share, quindi ora dovrebbe rifare l'altro, che comunque ci sta anche seguendo e ha messo allora, il follow su troppo, diciamo così. No, di nuovo, no, dai, lascialo, lascialo, che poi si sminchia tutto. Grazielo per adesso, grazie. Cristian, digli che grazie a Dabbo. Grazie, graziello e grazie a Deletto. Dagli un bacino, dai. Adesso, grandi ragazzi, bella partita. Grazie, sono stato fondamentale, lo so, Angelo, lo so. Ma perché non ci... Perché voglio, non organizziamo... Voglio un bacio. Non succederà mai questa cosa. Dai. Ah, poteva passare. Vabbè, comunque è stato, si è asciuga subito. Sta parlando da un po' messare, cazzo. Ma poi l'ho proprio caricato, capito? Allora le cose farle bene, niente. Va bene, intanto che aspettiamo che ci si sistemano per la seconda partita. Cristian, raccontaci qualcosa. No, racconto che comunque, a parte le cazzate, comunque hanno giocato una partita imbeccabile. E il migliore in campo, avevo chiesto il migliore in campo. Facciamo un attimo in serie, dai. Il migliore in campo chi è stato? Per Ken. Ken, perché ha fatto Sharpay? Ha fatto bei recuperi, insomma. Ah, vabbè. A posto. Scusi, ho detto facciamo... Io dico coso, allora. Cosa ti devo dire? Non lo so. Secondo me coso comunque ha fatto la sua parte. No. Vabbè, Mauro... Per me, sì. Non ho capito chi era Gagliardini, gli ha segnato. Comunque Vincent ha fatto anche una bella partita di peso. Io sono combattuto... Cioè, non so... se dire Vincent o se dire Mauro. Mauro ha fatto 3 gol, quindi non gli puoi dire niente. Però Vincent gli ha messo dei palloni e ha fatto delle cose che comunque hanno portato i ragazzi a sviluppare l'azione, a fare i gol, quindi infatti non è difficile. Comunque vabbè, la tripletta, consideriamo anche che Vince ha fatto un paio di parate toste. Esatto anche quella, che una parata del genere la considero come un gol fatto. Ma secondo me Vincent con Mauro, a parte vabbè la storia, sono molto simili tra di loro, no? Sia nel difensivo che nell'attacco, cioè sono persone di peso in questo senso, non di stile di gioco. No. Perché no? No, perché hanno due stili di gioco completamente diversi. Sì, ma io sto parlando di partite di peso, capito? Come trascinatori, dici? Esatto. Ma come trascinatori... Come carisma. No, come carisma direi di più a Gabrix. No, sì. Che quello che ti infervola la partita è lui. No, vabbè, comunque io parlo anche non solo della nazionale italiana, io parlo del Sing. Di Sing a chi? A tutti. A Mauro. Minchia, non si può a fare. Mauro, che dissing li vuoi fare? Non lo puoi fare, perché sono... Tutti e due eccezionali, effettivamente. Ma male, cagulo. Ma chi? Mauro? Ma lascia stare. No, però... Nonostante potrebbe avere qualche screen nei miei confronti abbastanza compromettente, è scarso. Siete delle brutte persone, è false. Non so, ma state sempre lì ad elogiare o Vinzo o Mauro. Ma insomma, vogliamo elogiare anche gli altri della squadra. Perché Ken A me è piaciuto anche il regista. Il regista ha sviluppato un ottimo gioco. Comunque, anche Tazcardi. C'è anche da dire, voglio dire, che posso prendere anche mio nipote di 6 anni, mettergli un pad in mano, farlo giocare contro una Bosnia del genere, diventa Vincent o Mauro o regista. Daglielo, dai. Taglio. Non è più presente, sta dormendo a quest'ora, presumo. Ma che dissing, che sono il più forte bomber della storia? Perché ancora non hai provato Christian? Di bomber ce n'è solo uno, si chiama Indaltub. Diglielo un po'. E gioca con le freccette. No, giocaci tu. Prova a segnare tu con le freccette. Adesso, per buttare lì una cagata, no? Visto che c'era anche Alfi, eccetera, eccetera. Riusciamo a organizzare un amichevole con le nazionali e fate giocare i caster? E chi streama?
i cast. No, che ne so, magari streaming. Facciamo a turno, no? Riusciamo a organizzare tipo un'amichevole con tre partite. Se mi piace, bella idea. Un'amichevole con tre partite e facciamo a turno, tipo che ne so, se gioco io c'è Cristian che commenta, se giochi tu ci siamo io e Cristian, e se gioca Cris ci siamo io e te. E facciamo una partita a turno e giochiamo con la nazione. Ovviamente noi scegliamo il nostro ruolo. Tipo io voglio giocare prima punta. No, perché la questione è che comunque si deve stare anche su Discord, quindi non puoi stare su Discord e streamare contemporaneamente, è un casino. No, vabbè, cosa c'entra? Io non mi muto qua su Skype, oppure esco da Skype e vado su Discord a fare la partita, poi ritorno. Si potrebbe fare, senza impegno, senza una cosa... Cioè, io non metterei neanche il logo di IPC perché potrebbe diventare una trashata. No, c'entra, adesso... è una cosa tra di noi. Sì, esatto. Ma potrebbe essere anche un'amichevole interna, attenzione, tipo Italia contro Italia, per dire. No, perché ci sfraccano male. Cioè, la squadra che la squadra che non ha noi vince. Esatto. Però potremmo organizzare tra una squadra, tipo, tra l'Italia e un clan. Magari. No, si potrebbe fare anche con l'Italia, perché abbiamo 5 squadre a disposizione di quelli che giocano in Italia. Si può fare tranquillamente, visto che i capitani hanno fatto sempre a turno Mauro e Vincent. Mauro capitano una delle due squadre e Vincent l'altra. Esatto. Mauro, tu che stai ascoltando, dici Vincent. Ma quello è già andata. Non sarà mai ascoltando. Dai, sarebbe divertente così. Vedi Chris Abbo YT nell'Italia. I ruoli Abbo a vendere borghetti, popcorn a Marco, Christian ai messaggi. Che io popcorn, ho capito. Quello dei popcorn qua sono gli altri che ostano, quindi. Cosa? Ma i pop... no, che non poi tra l'altro io vedi con quella faccia, Mauro, io lo vedo tanto, sai, tipo nei lungomare a fare il come si chiama, lo zucchero filato. Ma perché con bello non ti piace? Anche di spiaggia che ti fa la canzoncina tutta in rima. Con bello, con buono. Se ti mangi il coccobello ti cresce anche il quello si è ricordato, c'è... che dovevo stare, guarda, vedi che no, ma è uscito, cioè, c'era già lo sting in corso, però quando parte in automatico non esco a schermo. Dai, però si può fare così, anche noi giochiamo con la magliettina dell'Italia. Chissà un po' ti sta ospitando, ma sai, l'unica cosa che ospita sono le colombe del balcone, cazzo. No, vendo solo scarpe contraffatte. Ah. So che ci sono, no? Zio, però un paio di scarpe della Mike, per favore. Ti facciamo un bel controllino, chiamiamo i colleghi della finanza, Alfi. Io voglio le scarpe della Piuma. Scarpe contraffatte, popcorn, cose, dov'è la licenza? Io voglio le scarpe della Piuma. Sono della Piuma? Sì. Al posto della pantera, del leone, c'è la piumetta. Esatto, oppure le successe. Un paio di scarpe contro fatte la successe del mondo. Però io l'ho buttata lì, non lasciamola andare però, via. Però vedi, sono brutte persone, noi buttiamo lì un'idea e nessuno ci caga. Adesso... Guarda, adesso vediamo, sì. Ragazzi. Diciamo. Sì, guarda, vedi, solo Alfi si sa. Alfi, io, esatto, solo Alfi, Mauro lo lasciamo perdere. Alfi, io l'ho buttata lì, Cioè... Dai, che ci esce una cosa ignorantissima. Dai, una trasciata di quella bestiale. Mamma mia. Va bene, ci siamo. Questa è la seconda partita, il girone di ritorno, diciamo così. Abbiamo la Bosnia che questa volta fa stanza, gioca in casa, noi giochiamo in trasferta. Speriamo di non avere tipo lag e cose, perché sappiamo com'è. Casomai giocate mentre streamate. Ma sì. Esatto, si può fare. Se non troviamo un'altra nazionale ci mettiamo un clan. Così, non so. Te l'ho detto, interna è bella. Ci sono facciamo la nazionale contro il PB Clan, guarda. 10-0 minimo. Per la nazionale. Certo. Comunque i player che ci sono in nazionale sono tutti ottimi player, quindi... Non tutti. Come non tutti? Non tutti.
Mauro, ce l'hai messo in mezzo. Vince l'hai messo in mezzo. Ma due, dai, due, tre. Ma... attenzione, intanto Vincent sulla sinistra la lascia partire in mezzo, c'è Zaza che stacca di testa, non ce la fa Gabriz con Zaza a buttarla dentro col tappin vincente di testa. Quando c'è Tez Carlitos che recupera la palla. Adesso c'è Kirk the Dog, dovrebbe esserci Brian Plank. Ecco com'era Potri, che era York the Dog. Oddio, c'è Tutankhamon, siamo tutti morti. Attenzione, partono le beta. A che minuto si disconnetterà? Minchia, quello ci bestemmia addosso. Lo so. Allora, se sente questa cosa, mi scrive su WhatsApp. Io te lo dico. Attenzione, intanto, York the Dog la passa a Ian Plank. La alza, cioè, no. Vincent. Il colpo di testa non va a buon fine. Stavolta ricordiamo che come prima punto è uscito Mauro, è entrato Vincent Deep con il supporto di Vamos Vincent, l'altro Vincent a sinistra e a Gabrix a destra. Vediamo cosa riuscirà a costruire questo trio delle meraviglie. C'è York the Dog intanto che recupera palla, fa partire Brian Plank sulla sinistra, potrebbe metterla in mezzo, lo scambio ravvicinato con Vincent, la allungano per York, sì, non sì, ci arriva. A Gabrix va a rincorrere questo pallone, però viene buttato fuori dalla Bosnia. Brutto farlo anche. Panico, paura della Bosnia. Attenzione, c'è il Raiz. Vediamo come la gestisce. La butta tutta in avanti per Gabrix. Prova a metterla in mezzo, però. In questo momento la Bosnia c'è. Abbia preso il difensore. Sì. Attenzione, il cross. C'è nessuno fuori a prendere questa palla. La difesa era schierata bene qui della Bosnia. Però riusciamo a strappare comunque il pallone. E c'è Gabrix da quella parte. La mette in mezzo. Colpo di testa. Irnes la prende easy con le mani, muovendo il portiere. La ributta in avanti, però passaggio corto, credo, non ha superato neanche il centrocampo. La Bosnia però si butta tutta in avanti, adesso sono in 4 contro 2, 4, 6 dei nostri difensori. Vediamo se riescono a metterla in mezzo, ce la fanno, il colpo di testa ad allungare, attenzione, arrivano anche al tiro, che però carica tutto. Io penso che per la nostra fortuna Coso l'hanno buttato fuori. Come che questo tiro così, scusi? Volevi la traversa, vedo tutto frizzato. È frizzante. Gli è cascato? No, è ancora lì. È ancora zitto, è ancora lì. È ancora lì. Attenzione, tanto Vincent la lunga di testa. C'è l'altro Vincent. Oddio, il portiere la prende in un modo che non si è mai visto su questo gioco. No, infatti, ti ho sentito il vocione dire: ma sei deficiente. York the Dog la butta ancora in avanti dove c'è Vincent Deep adesso. Brian Plank che prova a staccare di testa, non ci arriva. C'è Raiz fuori, di nuovo l'apertura per Gargi Lupin. Ancora il passaggio in avanti per Vincent Deep in manuale. Ci ha provato. Dove Vincent Deep? Mi piace più di Mauro, io ve lo dico. La qualità della connessione internet è bassa e potremmo cadere tutti. È colpa di Ken che ha la fibra. Attenzione, tanto Brian Plank recupera la palla. Andate in avanti per Vamos Vincent, c'è York the Dog che fa il movimento, viene servito adesso ancora per Vamos Vincent, potrebbe aprire sulla sinistra del Brian Plank, esatto, ancora lo scambio con York. Oddio, il 2! Errato però in mezzo a 4 e c'è Brian Plank che riesce a prendere questa palla sbeffeggiando gli avversari, passando la Vamos Vincent, la mette in mezzo per Vincent Deep, York the Dog! La respinta, la ribattuta e andiamo in vantaggio di 1-0, credo sia il regista York the Dog. Giacomino Bonaventura segnato. York the Dog. Guarda che bella rovesciata. Sbam. Era York? No, chi ha segnato sì. York chi the ha fatto Dog. Rovesciata sì. Dovrebbe essere Vincent Deep ha fatto la rovesciata. La rovesciata sì, Vince. Va bene. Oggi ne abbiamo due di Vincent in campo. Dobbiamo specificare. Da un po' che non si vedeva. Sì. Attenzione, intanto a Gabrix recupera la palla, passa a Brian Plank, siamo ancora in avanti con Vincent Deep che apre per Gabrix sulla destra con Zaza, di nuovo lo scambio, Vincent Deep la mette in mezzo per Vamos, non ci arrivano però i ragazzi adesso, e c'è Gargi Lupene che recupera la palla, appostato fuori area, la smista adesso sulla destra per il Raiz, parte il cross, il colpo di testa di Deep, non va a buon fine, Gargi Lupene ancora in manuale per il colpo di testa per cercare un compagno che però non riesce a trovare, e c'è Erbirno. Cosa? Mezzo romano e mezzo bosnio. No, c'è Coso, gli hanno cambiato posizione. Coso adesso è l'unico che faceva qualcosa lì davanti, mi sembra giusto metterlo dietro, esatto. È sulla fascia. E a Gabrix cercano di andare in pressing e chiudere le traiettorie di passaggio, come sta facendo adesso Vamos Vincent, che disturba l'avversario, che riesce però a appoggiare di testa per il suo compagno, e la palla comunque arriva nelle parti della difesa dell'Italia, che però subisce fallo e si ripartirà con un calcio di punizione a nostro favore. Se ne occupa lui prima di cascare Tutankhamon.
Parte il tiro, parte la connessione. No, rimane ancora. C'è Gabrix che col colpo di testa cerca di passarla a Brian Play. Poverino, mi stava odiando malissimo quando la risente. La Bosnia non è organizzata per niente proprio. Vorrei dire delle cose brutte, ma non lo farò perché siamo in una live. Tu costruisci azioni, butta solo la palla avanti così. Esatto. Tanto Vincent Deep, la smista per Gabrix, passa per Vamos Vincent, però anticipato dal difensore. C'è Coso che recupera la palla. Toccata però appena un attimo dal nostro Agabrix, che però si guadagna comunque la rimessa laterale. Passa la palla a Vamos Vincent. Attenzione da quella parte. Vincent steso malissimo. Dai, era fallo questo però. Ma c'è una palla però. Ma era fallo, Dio santo. E palla ancora in possesso della Bosnia, però gliela riprendiamo cattivissimi. Bello. Guarda il numero di Agabrix con la skill. La mette in mezzo adesso per Vincent. Vamos. Non ci arriva però con Insigne, è troppo piccoletto. Buona idea. La Bosnia sono alti, quindi un po' così. Tanto Dez Carlitos si occupa di questa rimessa laterale. Passa a York the Dog, la può mettere in mezzo. Lo fa, il colpo di testa di Deep. E Vincent Deep firma il 2-0 per l'Italia. Se la schiaccia di testa è sempre gol quest'anno. Il galletto Valdesbrugge. Corre per tutto il campo. È giusto. Che ha detto Vincent? Tutto. Come è caduto Vince? Il galletto Vince. Ah, io ho detto. Per un attimo sto sperando che accada qualcuno per vedere qualcosa di frizzante. Non ho capito. Io sono andata la prima. Abbiamo vinto. Potrebbe essere più interessante vedere qualcuno che cade piuttosto che guardare come gioca la Bosnia. Io veramente... che grazie a Giuseppe che abbiamo vinto, perché non l'ha guardata. Esatto. Però c'è sembra un nome strano. Misirlo. Non... mi vengono cose, devo stare zitto. Misirlo. Ken, intanto, colui che ci fa lo sharp play, che salutiamo così a gratis. È il migliore in campo della scorsa partita. Per te, per me no. Però vabbè. Non ho capito. Il canale mio decido io. Esatto. Senti, in scadenza di contratto, faccio quello che dico. Facciamo quello che dico io, perché sennò vi mando via. Attenzione, intanto Coso ha recuperato la palla salendo dalla mediana. C'è Erbirno che prova il colpo di testa e finalmente la Bosnia. Erbirno, il gol. Vogliamo festeggiare la Bosnia, dai raga. Guarda, quello è palesemente Coutinho in faccia. Ma sarà il primo gol che fanno in questa competizione, ma lasciali festeggiare. Non sbaglio, abbiamo visto, gli ultimi, se non sono ultimi, sono penultimi. Avevano tipo una differenza... di meno, non so, meno 70 una cosa del genere. Sì esatto. E però recuperiamo la palla, il risultato siamo crescere, il tiro di Gabrix intanto così recuperiamo la palla, siamo sul 38esimo minuto, il risultato è di 2-1 per l'Italia. La Bosnia segna uno dei primi gol nella competizione, forse. Cioè, vamos Vincent, intanto che la scodella in mezzo da calcio d'angolo. Il colpo di testa di Bonucci, chi è? Ken questo? O è Tutankhamon? No, se non ci credo, può essere Tutankhamon. Mi sa di sì. Boh, che casca. Schifo! Boh, guarda, dopo che segna, casca. Bonucci, Tutankhamon. Bella per tutta. Tutta poi. Tutta con una T, ovviamente. Tutta, ho detto. Tutta. 38esimo minuto. Italia cerca di allungare il vantaggio. Quello fa vedere i microfoni. Ma che problemi ha, Giuseppe? Intanto siamo in possesso di palla sulla fascia destra, cerchiamo di inserimento. Si è bloccato! Guarda. Ma da quant'è che... Allora, bello il gol, sono contento per il 4-1, però Vincent la dovevi mettere in manuale da lì, Prima me li hai fatti in manuale. Perché questa no in manuale, fra? Ma io vorrei segnalare più che altro sta cosa, che c'era tutto il passaggio che arrivava. E arriva proprio lui, il cerbiatto, dalle orecchie d'oro. Prima fa partire l'hosting e poi saluta. Ciao, Dario. Esatto, bella vendario. Ma quello è il suo modo di bussare. Sì. Attenzione, comunque, c'è sta cosa che era rimasto il passaggio caricato, il giocatore che faceva una cosa strana. Ma tra l'altro sai chi era? Era Zaza, ha fatto i passettini. Sì. Abilità speciale passettini. Le vecchie abitudini non cambiano mai, io te lo dico, mannaggia Zaza. Ma è rimasto bloccato, era proprio, mica, tipo, non lo so, Internet Explorer. Abbracciamoci tutti e vogliamoci tutti bene. Sì. Guarda intanto la Bosnia che cerca di costruire qualcosa con Erbirno.
C'è Coso che la scodella in avanti, però Ken capisce tutto e salva un altro pallone. Intanto salutiamo Daisy lì dietro e gli chiediamo se ci dà un pezzo di biscottino. Plasmo, no, buoni. No. Abilità speciale, dice Giuseppe. Attenzione, il tiro da fuori. Un po' pretenzioso da gente che non sa neanche schiacciare la X, no. Però apprezziamo il tentativo. Tra l'altro, Abbo, ricordiamo qual è la capitale della Bosnia. Non lo so e non me ne frega una mazza. So solo che siamo al 45esimo e c'è Vincent in possesso di palla e potrebbe essere un altro gol anche questo. Guarda, Brian Plank, il passaggio a York, il tiro, il portiere non sa manco come l'ha presa e la palla ritorna a centrocampo e l'arbitro fischia alla fine del primo tempo. Dato la capitale della Bosnia, dai, però senza cercarla. Per 9 tiri, 8 in porta per l'Italia, 4-1 il risultato. La capitale? Della Bosnia. Zagabria. Ah, Zagabria. Capre. Basta. Lo sai, dico. Dai, è Sarajevo. Lo dico io. No, è Zagabria. Sì, Zagabria, quella è Dinamo. Zitti tutti. Ehi, Siri. Devi abilitare la connessione. Qual è la capitale della Bosnia? Sarajevo. Buttalo fuori, eh. Con immenso piacere, cazzo. Betto sal- Dai zitto. Grazie. E lo lascio piccolino. Dario, domanda test di giurisprudenza. Appio, Beppe e Orazio impiegano rispettivamente 1, 2, 3 ore per svuotare la dispensa della nonna di Orazio. Mangiando tutti e tre alla stessa velocità, calcolo il tempo che impiegano mangiando tutti e tre insieme. La stessa velocità. Devo dire che io sono stato italiano, non smette di sorprendere. Ah, che lo, che non si capisce sto cazzo di chat se dice io lo. Ma stavolta Abbo al centro, così Marco gli sputa addosso più facilmente. Già mezza sputazzata c'è stata praticamente, ma da parte di Christian. Quel signore che tu vedi qua sopra. Piccolino, adesso. Perché merita di stare lì. Comunque, per onor di cronaca e per la buona informazione, quella che aveva detto Marco è la capitale della Croazia. Chi? Sarajevo? No, Zagabria. Io ho detto Sarajevo. Sarajevo ho detto io. Tu hai detto Zagabria. Tu hai detto Zagabria. Ah, boh. È crippato, c'ho anche crippato. Io me ne vado, cazzo. Ah, boh. Non se n'è andato lui. Abbo, tu lo sai che sei piccolissimo ora, sì. Lo sai che non vedo manco la condivisione. Ma che cazzo ce ne frega? Stiamo vincendo 4-1, una live con le malattie. Ma che ci frega? Che adesso sono io da questa parte, così posso sfruttare. Adatta e ritaglia. Nel frattempo è cominciato il secondo tempo con... Sì, ci siamo. Credevo avesse quittato da Skype, esatto, però posso rientrare nella conversazione precedente così. Così, con questo computer, con l'altro non lo so, va un po' lentino, però vabbè. Intanto la Bosnia, guardala, cattivissima, cerca di costruire qualcosa, è passato dritto per dritto, guarda lì. Li ho visti. Gioco, no. Ma mi scusi, ma ho visto una ferocia da parte degli abitanti di Sarajevo, assurda comunque. Assolutamente. Sarajevo è provincia. Non ho capito. Cattivissimi. Tanto hanno fatto il secondo gol, probabilmente. Comunque hanno iniziato a segnare da quante che c'è Giuseppe, non vorrei dirlo. Il colpo di testa di York the Dog in questo caso, che però non trova la conclusione desiderata. Il Raiz intanto, visto che aveva fatto un intervento cattivissimo per strappargli la palla, come per dire dove cazzo vai, e mi è piaciuto un sacco, dove cazzo vai se sarai io non ce l'hai. Esatto. E mi senti per la scodella in mezzo un po' troppo lunga, forse non c'è il riva York the Dog, anche se sembrava più un pallonetto questo, però c'è Brian Plank
sorpreso, staccare di testa, la palla comunque arriva a Descarlitos, palla in avanti per York the Dog, siamo in quattro adesso lì davanti a fare pressing, a fargli capire che noi non molliamo, che non ci fanno paura anche se dovessero fare il terzo gol, come in questo caso, con Misilio, proprio lui, colui che si ritira dal wrestling, il tiro, vamos Vincent, questa volta sposta il portiere e gli dice... Io ti devo un attimo bloccare, mi scuso, perché giustamente la gente che vede Desi tipo in queste condizioni dice ma che cazzo di problemi c'è? No, vi spiego, raga, praticamente lì c'è la sedia a sdraio e ci sono i cuscini, e sul cuscino praticamente c'è appoggiato il cellulare e sta guardando un film così. Mamma mia, difficoltà 1.20. Il bello è che non ci siete, intanto c'è Vincent lì davanti che la mette in mezzo un po' troppo lunga, ma Gabrix poteva arrivarci di testa, questo se era fuori aria era comunque fallo per noi, però va bene. Attenzione, intanto partono le bette, Giuse dice se finisce 7-2 per l'Italia scarto Mendy. Che non gli serve, gli servirebbero Nato, tutti a uno che Dario dice Krunic da loro è titolare, non lo sappiamo perché sono tutti fake, esatto. Hanno nomi che non esistono, Dario, lascia stare, lascia tra l'altro Dzeko Vincent Deep ha recuperato un buon pallone, aveva capito tutto, però il passaggio non va a buon fine perché il giocatore era girato di spalle, PES quando il giocatore è girato di spalle fa passaggi a minchia. Però stiamo amministrando bene, cercando di capire cosa può costruire la Bosnia, se ci fa un po' di paura, ma non a York the Dog che recupera la palla, la vanno in avanti per Vincent che cambia fascia spostandosi adesso per Gargi Lupin, palla ancora cambiata di fascia dove c'è York the Dog, la gestiscono altri ragazzi forse per far passare il tempo ancora un po' più velocemente, c'è Vincent, vediamo se riesce a gestirla, non ce la fa perché Grka 87 gli ruba la palla, arriva in avanti dove c'è Misilio. Ancora lui, una giravolta, falla un'altra volta, c'è Grka, ancora lui, la scambia col suo compagno di squadra, sulla destra, vedo tutto velocizzato, salviamo una palla che stava uscendo fuori in calcio d'angolo, però... Che vabbè, save the ball, cazzo! Cioè, veramente... God save the ball, cazzo! E ce l'hanno fatta, palla in avanti, vera Gabrix! Se fosse stato un po' più libero e un po' più indietro, probabilmente l'avrebbe provata in manuale. In manuale. E da lì esce. C'è un altro gol e poi diciamo ai ragazzi che possono andare tranquillamente anche dalla difesa con i tiri in manuale. Esatto. Come diciamo sempre Giuseppe, un altro gol e poi possiamo cazzeggiare. Poi possiamo lui parte dal minuto zero a cazzeggiare. Esatto. Che significa che perdi la partita al 100%. Infatti per questo gli diciamo sempre prima facciamo 4 gol e poi si cazzeggia, prima facciamo 4 gol e poi si cazzeggia, 4 gol ci siamo, però ci sono praticamente 2-0 in questo momento. Spot per noi, Cristian. Non lo so, non ho spot. Dai, non ho spot. Un po' di fantasie. Sì, no, è finita con la TV, cazzo. Da quando guardo la TV non ho più fantasia. Sei di una tristezza, Cristian. Aspetta, fammici. Vuoi i soldi? Vabbè, bastano questi. Cosa dici? No, ma... non sono 10 euro mai per il cazzo, sono 10 euro. 50 euro. Non sono, se ne vuoi un altro te ne do anche uno. Ma mio, sì, 50 euro per fare... Ma sei un buone. È l'italiano medio. Ah, lo spot, fammelo tu. Dario dice, smaci già. Lo faccio io? Per strofinarvi in compagnia... I fazzolettini Idra. Chi non si strofina in compagnia è un ladro o una spia. Ma è ricominciata la partita. Ma fammi commentare la partita al posto di dire minchiate, Dio santo. Attenzione, c'è la Bosnia lì davanti che perde subito palla come io parlo, e questa cosa mi rende abbastanza orgoglioso. Va bene. Pensa ai momenti. A momenti i diritti della Salernitana, cioè delle giovanili della Lazio, e non ce l'ha per la Bosnia. Esatto. Sticcani. Per strofinarvi meglio, salviettine e lupi. Guarda, la prossima volta le porto, ma mi sa che non c'è una prossima volta. No, c'è ancora le lupiro. Esatto. Ce li ho sotto, che faccio? Me ne vado e vado a prenderle. Sì, nel frattempo commenta Cristian, dai. Nel frattempo la gente crede che io non ho... Vai! Allora,
arriva la Bosnia, recupera quest'altro pallone che adesso viene perso solo per un attimo, anzi sì, con Brian Plank che si avvicina sul Galgirupen, anzi appoggia la palla per Galgirupen, a Gabrik sulla fascia destra, scappa, adesso può provare il tiro, invece si inserisce sorprendendo tutti con un passaggio un po' strano, col beh, tiro! Se ne va, boh, segniamo. Ora voglio tiri in manuale. Esatto. Il tiro dovrebbe essere... il gol è stato fatto da... Galgirupen mi è sembrato. Il numero 20? Che cavolo è? Mi sembra Galgirupen. Menti. Forse... Sì, è lui. È lui. Quindi Galgirupen sigla, mette il nome nel tabellino di questa partita. Brian Blank, che adesso sono di nuovo in attacco, non hanno finito di fare azioni per adesso, al 72esimo, con York the Dog, che purtroppo non controlla il pallone, viene fatto... Abbiamo vinto 4-0, Dario. Sì, 4-0. Adesso bene, lancio lungo, Lupilu. Abbiamo trovato la salvettina Lupilu. Guarda che carino il bambino. No, questo non è il bambino. Tutankhamon, colui che non deve essere nominato, ancora è lì, con Reis. A Gabrix tenta in qualche modo di acciuffare la corsa del pallone, ma era troppo veloce per... Acciuffare la corsa del pallone. Esatto. Che ormai era go-go. Adesso la mia. Cos'è go-go? Go-go vuol dire vai vai. Ho preso lo stesso parlando il bambino delle salviettine, ma vabbè. Richielme della Bosnia, porta palla, può appoggiarsi sulla destra, lo fa adesso con Raul. Subito Ken a smorzare questo inserimento delle punte. Richielme cerca qualcuno, invece un brutto fallo adesso sulle file della tre quarti italiana, e quindi è pronto a battere da uno questo calcio di punizione. Guarda Gabriel Gonzalo, guarda come si muove, guarda. Adesso Zazza, quando cerca di saltare sembra che c'è Horarinho e ci prova adesso con questo passaggio filtrante alto sulla destra, mamma mia, la parata impossibile adesso, che riesce perfettamente. Vamos Vincent! Raga, ve lo dico, cioè Christian in questo momento è in difficoltà, perché io l'ho capito perché è in difficoltà, perché lui vorrebbe dirlo, però si sta imponendo di non dire qui ogni 5 secondi. No, guarda, oggi non ce l'ho, non mi era capitato ancora qui di dirlo. Uno. Galgirupen qui, adesso su York the Dog. Pesca a Gabrix che era in contropiede. No, lo stop con R3. Lo stoppa, infatti il difensore, questo è un fuorigioco quanto una bonza, io ve lo dico. Poi una cos'è bonza, una bonza? È un recipiente pieno d'acqua. Esatto. Di quello gigantesco, tipo 10.000 litri. Una cisterna, ecco. Una cisterna, bravo, una cisterna. Adesso Coso. Affetti una bonza di malattie, vecchio. Un Greca che... Attenzione che arriva l'altro gol qua. Gabrix si appoggia su Vamos Vincent che adesso temporeggia col pallone. Io poi avrei fatto la stessa identica cosa. Si gira tutto il tempo del mondo per posizionare, esatto, il pallone. Esatto. E si non la prende mai questa palla. No, il portiere no. Non la prende mai. Perché si piazza sul primo palo. Chiude il padre il portiere, quindi adesso l'Italia è sopra di 4 reti, quindi possono cominciare a cazzeggiare, almeno me lo auguro, all'81esimo. Mi chiama una felicità di fare il commento a Cristian. Zitto alle 5. Se vuoi ti ridò il cambio, io lo no, so. No, mi sto divertendo, York the Dog, per me gli altri no. Ha detto mi sto divertendo, perlomeno mi sembra, non ho capito. Esatto. Greca, io la chiamerò Greca, non mi interessa come si chiama realmente, anche Richielme, riesumato dopo... no. Attenzione, adesso Ken si appoggia ancora su Vamos Vincent che gioca sulla linea di fallo laterale, ma poi si appoggia sul centrocampista Brian Plank che era pronto a servire a Gabriel, così è stato, adesso Vincent Deep che si fa soffiare il pallone da questo splendido intervento della difesa, ma attenzione, qui Reis, che fuori cazzo posizione, ci fa Reis lì? Sto pallone... ancora per Agabrix che adesso guarda che l'ha steso e l'ha praticamente sminchiato, si può dire, dove vai fra? L'ha steso, guarda quello che scrive, no per favore non fatelo, non posso scartare, sì, perché su 7-2 deve scartare Kane,
87esimo. Ci auguriamo tutti che l'Italia fa un altro gol, o perlomeno un autogol del Bosnia. Bisco. Oddio, 72esimo, York. Dai. No! Ci riescono. Brivido nella schiena, quindicenne di Giuseppe. Questo è il tiro, vamos Vincent, è pronto a bloccare, subito ribatte perché vuole fare scattare Mendy dal 4 contro 2, attenzione, York the Dog si appoggia di nuovo da Gabrix che però non si è fatto trovare pronto, 90esimo minuto, 2 minuti di speranza ancora per Mendy svincolato, Tutankhamon. No, Ken. E sulla, Harry Kane. Sì. Ah, beh. No, oh no, credo fosse... No, Harry Kane. Attenzione, passaggio filtrante alto per Agabrix, la Bosnia non vuole... Tifa per Toma, che però finisce qui e si salva a culo, tra l'altro. Non lo dico. Te la sei vista così. Finisce anche questa partita e siamo a ben 6 partite di fila vinte dall'Italia, io ve lo dico questo. Migliore in campo? York the Dog per me, ma anche Deep, dai, anche Deep. Sono indeciso fra Deep e York the Dog. Hanno fatto una splendida partita. Oddio, a me è piaciuto tanto Vincent, anche in questa partita. Ma tu che cazzo di qua? Sono di Vincent, porco due. Ma hai visto, no, però non puoi non notare le piccole cose che tu non sai perché non sai giocare, quindi stai zitto. Le dog è stato il migliore in campo. Fatto anche gli insulti. A me è piaciuto anche Raiz quando in area di rigore ha fatto quella scivolata senza paura. Ma steso malissimo. Ci dove cazzo stai andando in contro? Esatto. A me è piaciuto. Come cazzo vai, fra? York the Dog mi è piaciuto tantissimo. Quindi io dico York. Ma anche Deep, cioè. Io dico Ken. Sempre lo share play, no? Ma cos'è il tuo nuovo boyfriend? Fammi capire, non ho capito. No, siamo andati da amichetti, insomma. Gianluca, io mi preoccuperei. Sono comunque sei partite di fila, l'Italia, è ripresa la grande. Sì. No, ma ripeto, siamo stati molto sfortunati ad avere l'inizio di campionato contro le squadre più forti, perché le altre squadre, l'abbiamo sempre detto, sostanzialmente hanno quei giocatori, giocano insieme e quelli sono, quindi erano già rodati, mentre noi abbiamo cambiato continuamente. Facci vedere a me la tabo, si intende. La classifica così ci faceva. Non è aggiornata. Non è aggiornata, l'ho vista oggi. Vabbè, però così per farci un'idea così. Per il migliore in campo, 2 partite su 2. Ken è arrivato. Grazie a te per lasciare comunque, Ken. Nel caso, ho visto che c'hai la coroncina, noi lo diciamo sempre, che chi c'ha la coroncina vuol dire che c'è Amazon Prime. Se c'hai Amazon Prime puoi collegare il tuo account Amazon Prime a Twitch Prime e iscriverti al canale di Marco nella sezione abbonamenti, ti risulta tutto gratuito, ci supporti, ecco, a voi non costa niente, a noi non danno niente, però ci fa piacere. Ci supporti e ci supporti sostanzialmente. Esatto, intanto grazie per lo share play, Gianluca. Giuse, è il momento della battuta stupida, non la leggerò mai io questa battuta. Sappilo, io non la leggerò mai. Basta. Io non l'ho capito. Che ha detto? La Bore e lo Scirocco sono due. Abbo. Cos'è la Bora? Abbo. No, la Bora. La Bora! Esatto. Cos'è? Lo Scirocco e la Bora. Cosa so? Sono due. Perché lo dobbiamo spiegare? Mannaggia quella puttana di Eva. Dov'è? Capra! No, capra. Lascialo! Capra. Non ti ha fatto nulla. Capra. Guarda che non lo trovo, guarda. Minchia, ti banno a vita se scrivi un altro messaggio. Lascialo! Non ti ha fatto maledetto nulla. Che non sei altro. Guarda, l'ha scritto. Dov'è? No. 5 messaggi sono eliminati. È stato cancellato dalla faccia della terra di Twitch. Sul è scritto così. Tu e le battute di me. Cazzo era? Cos'era il corvo? Non sapevo, no, sembrava lo strillo del mio gattino. L'ho fatto vedere a Marco stasera. Sentite come strillava. È l'autore di coglioni. Perché l'ho tirato via dalla mamma. E quello, dai, mi stai portando. Sì, stavo cicciando. Va bene, Giuseppe Toma. Mi ha mandato un messaggio vocale e lo farò sentire.
Alfi, grazie a te per averci fatto compagnia. E io te la ricordo, te la butto lì, eh. Sai i canali, sai Twitter, Instagram, eccetera. Se hai qualcosa, scrivici, fatti sentire, organizziamo un amichevole con l'Italia, perché vogliamo giocare anche noi, vogliamo giocare. E comunque, visto che... Sarà una tristezza, io lo so, ma... Cioè... visto che... Esatto, per cazzeggiare la gara. Fatemi parlare, Paolo. No, è il turno di Giuseppe. Sono stato cancellato da qualsiasi sistema educativo, cazzo. Sono offeso adesso. Mannaggia quello, mannaggia. Minchia. Comunque no, dicevo, visto che questa è probabilmente era l'ultima partita del campionato, campionato era questo, scusa, Nations League, esatto, quello lì. Il bello è che ce l'ha scritto anche qua sotto, c'è sotto di lui, c'è scritto in grande, in oro, 10 verso 10 Nations League. Ah, ecco cosa serviva quello. No. Guarda, no. Desi, ciao Desi, ha alzato la mano per salutare, no. Zoom, mamma, ti prego. Ah no, sta parlando di film? Scusate, un attimo. Mamma, che brufolano. Non si sposta. No, come non si sposta? Non si sposta. Dall'altra parte sì. E di qua. Ma... Muovi la camera. Sposta la camera, no, scusa, no. Muovi la camera. Che cos'è? Non ci caga neanche di strisce. Ci vede tutti i giorni, non ci caga neanche di strisce. Ma lei è la moderatrice del... Tanto non ci sente, cosa... C'hai le cuffie. Sta cantando. Guarda, ce la sta, è una brutta persona. Cosa sta cantando? Non capito quel gesto con la mano. Questo è chiaramente... porta in alto la mano, segui il tuo capitano. È chiaramente un'invasione di privacy, io te lo dico. Non male che non la tua è, ragazza no, non è come dici tu, perché lei è consapevole che hai ripreso, quindi. Esatto. Sì, ma non l'ha fatto. Ha firmato la liberatoria. Comunque, no, dicevo che probabilmente questa era l'ultima partita della National League 10-10. Ringraziamo e facciamo grandissimi complimenti. Credo di parlare a nome di Marco e di Chris. No, lo so. Però mi piaceva dirlo, ho sempre sognato a dirlo. Ringraziamo tutti i player che hanno partecipato all'Italia FIGC, comunque, che sono stati bravissimi. Non so che posizione di classifica ci sono qualificati. Dislessia, portami via a livelli di... Solitamente queste cose le faccio io, perciò te lo dico in siciliano, un cazzo dici buttavo. Sono stato zitto tutto il tempo, volevo arrivare a questo punto, ho sempre desiderato farlo. Hai il tuo spazio, vai. Esatto, e quindi niente, facciamo i complimenti a tutto l'organico italiano, no? Che comunque probabilmente si sono qualificati a un buon posizionamento di classifica, e sempre spero, perché noi lo abbiamo fatto, ci siamo divertiti a vederli e loro penso a giocare, quindi... facciamo un salutone, un augurio per il prossimo National League che attenderemo, non lo so, a mani aperte o ad occhi chiusi, non so. Sì. E quindi niente, a mani aperte e ad occhi chiusi, sono importante. Vabbè, facciamolo in grazia di Dio, no, visto che è l'ultima. Non posso. Ci tenevamo a ringraziare, salutare. Basta, ho fatto io, basta. Stai zitto, IPC. Che comunque, se non fosse per lei, non saremmo arrivati a commentare la nazionale, ok? E questa cosa ci fa piacere, la ringraziamo, presidente. Poi ci teniamo a ringraziare e salutare tutti i ragazzi che ci hanno fatto lo Sharp Play in tutti questi match della Nations League. Chi sono? Diciamolo, chi sono? E cazzo, c'ho il quadernino con i nomi, ma sempre parato. Allora, non c'è, ho chi... capito. Poi c'era Vincent, poi c'era Ken ancora. Poi c'era tutta... No, no, lui cadeva. No, perché devi essere... Poi c'era Ivan Dano. Non ha mai giocato una partita. È l'unico che non ha mai giocato una partita nell'Italia. Ma non gli piace. No, poverino, lavora. Quelli scarsi lo dicono sempre.
Esatto, esatto. Ma detto questo, abbiamo ringraziato IPC, abbiamo ringraziato i ragazzi che ci hanno fatto lo share play e ringraziamo tutti i ragazzi che sono passati per la nazionale, di cui adesso Christian farà i nick e i nomi e dove abitano e quanti anni hanno. Allora, ci abbiamo Coso. E basta così. Detto questo, ringraziamo per il divertimento che ci hanno offerto, noi speriamo che vi siate divertiti anche voi. Niente, aspetteremo con ansia la prossima Nations League, ma nel caso ci dovessero essere aggiornamenti del tipo che magari facciamo una live così a cazzeggio dove proviamo anche noi a giocare insieme ai ragazzi che abbiamo visto non so per quante partite, non so per quanti castamenti, come si dice? Per quante telecronache vissute su da loro, magari riusciremo a giocarci e sarà comunque una cosa, una bella esperienza e noi la aspettiamo. Tra l'altro vi ricordo che qui sotto troverete tutti i pop-up di tutti i link. Ma Marco, che cazzo gli facciamo dire? Niente, lo facciamo solo andare solo. Esatto, facciamo tutto noi. State dimenticando forse la cosa più importante. E là. Cosa? Ma continua, finite ormai. No, aspetta, ma me la devo dire, fammi finire. Ci avevamo sono entrato in paranoia. Ci vediamo tutti giorno 28. No, come stava dicendo Christian, ci sono tutti i pop-up in descrizione, i nostri canali YouTube, i canali YouTube amici, i canali Twitch amici, eccetera, eccetera. Noi vi invitiamo a passare da tutte le parti, a lasciare il follow, a lasciare i cuoricini, cose, eccetera, eccetera. Lo sapete come funziona, trovate tutto qua sotto. Nel caso vi interessi, potete abbonarvi ai canali dei vostri streamer preferiti con Amazon Prime, con Cina, Twitch Prime, eccetera, eccetera. A noi può fare solo piacere e vi ringraziamo anche di questo. Detto questo, la parola a Marco per dire la cosa che ci siamo dimenticati e che ci farà bestemmiare fra tre. No, avete detto tutto, avete soltanto tralasciato la cosa più importante. La cosa più importante è che è giusto, come dici tu, Abbo, che dobbiamo ringraziare, insomma, i PC, ma... IPC ci ha introdotto nel mondo dei caster, che noi nemmeno sapevamo cosa fossero sinceramente, però abbiamo visto che c'è un buon riscontro, l'hanno visto i boss di IPC, l'abbiamo visto pure noi, abbiamo imparato, ognuno ha il suo compito, eccetera eccetera. Non è la fine, ovviamente, è soltanto l'inizio, siamo molto acerbi, quindi già ci stiamo preparando per la prossima stagione con PES 2020, con tante altre novità tra l'altro. Però in questo caso, nel caso della Nations League, la persona che forse dobbiamo, forse sicuramente è lui la persona che dobbiamo ringraziare, è quel signore che ha scritto penultimo in chat. Esatto. È Alfonso Robustelli dei PES New Era. Esatto, lui, perché è stato, ecco, lui a contattare, ecco, sottoscritto, perché... e noi siamo qui come Marco caster, fai così con la mano destra, come caster ufficiale di IPC, un po' più a destra. Che cazzo vuoi fare? C'è il coso PES New Era, no? È qua sotto, sì. Esatto. Ecco perché c'è anche il tag. Esatto. C'è anche questo gruppo di Facebook qua. PES Italian Bar, perché no? Coinvolge comunque sia anche il sottoscritto. Infatti i link, quando andiamo in live, vengono sia pubblicati sul gruppo dei PES New Era, sia sul gruppo di PES Italian Bar. Esatto, detto questo, esatto. Mi sa che abbiamo detto veramente tutto, quindi ci rivediamo molto probabilmente con quella live ignorantissima, perché verrà impostata in quel modo e io inviterò tutti i giocatori che parteciperanno a quella live a giocare nel modo più ignorante possibile, perché non ci interessa il risultato, no, ma solo vedere le cagate che facciamo. Esatto. Va bene signori, vi saluto, vi auguro una buona notte a tutti e grazie di tutto. Ciao ragazzi, ciao, buonanotte.